Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Alessio Marini, portavoce del Movimento 5 Stelle in questo municipio. E farò una brevissima introduzione, tra l'altro non sono né architetto né urbanista, per cui spenderò pochissime parole e lascerò più spazio possibile al professore. E anzi, la mia introduzione sarà ancora più breve, visto che siamo in ritardo, insomma. Tutti conoscete il Serpentone, il cosiddetto Corviale. Perché ho vissuto in questo municipio da sempre, come molti di noi che ci sono nati, non è soltanto un edificio, un esperimento, tra virgolette, urbanistico, è proprio, come scrivevo anche qualche giorno fa, un archetipo che è nelle nostre menti, perché noi abbiamo da 30 anni, nell'immaginario collettivo delle persone che vivono in questa zona c'è il serpentone, chi lo chiama mostro, chi invece gli attribuisce delle qualità a prima vista insospettabili. Fatto sta che nessun cittadino che ha vissuto in quest'area metropolitana può prescindere nella sua mente dal serpentone, perché un po' ci ha messo paura quando l'hanno costruito, perché non avevamo mai visto nulla di simile prima in questa zona. C'erano state altre edificazioni di case popolari, ma si trattava di piccoli lotti. E questo invece, in questa nuova concezione di edilizia popolare, fu scioccante per chi viveva qua, perché effettivamente appariva, almeno a prima vista, sovradimensionata rispetto agli standard di questo territorio. In questo senso ha influito su tutte le nostre coscienze in qualche maniera, e io ricordo che quando ero ragazzo e andavo al liceo, passavo davanti al famigerato allora. Poi la reputazione del Serpentone viene andata un po' migliorando, per fortuna. Ci siamo resi conto che non era il ghetto che credevamo, ha anche degli aspetti che lo potrebbero ricondurre a un ghetto, tra virgolette, ma non era poi così terribile. Ma ricordo, per esempio, che quando andavo al liceo ero un ragazzo, quando l'autobus passava, faceva le fermate davanti al serpentone, eravamo tutti un po' in ansia, speravamo non salisse nessuno perché immaginavamo che lì dentro ci fosse ogni tipo di malfattore, delinquente che poteva colpire e poi andarsi a nascondere lì dentro, scomparire, confondersi in un mondo che non conoscevamo, che era impenetrabile per un cittadino normale, magari per l'autorità, eccetera, eccetera. Insomma, avevamo paura che si fosse creata una sacca di delinquenza, una sacca di mancata integrazione, di degrado che poi incombeva su tutto il nostro quartiere. Insomma, pensavamo che sarebbe diventata l'origine di tutti i mali nella nostra zona. Poi vabbè, via via negli anni le cose sono cambiate, abbiamo visto che al Serpentone sono andate a vivere invece tantissime famiglie normali, brave persone che lavorano. In un contesto così grande ovviamente ci sono stati poi anche invece i delinquenti, come dicevamo, si sono integrati benissimo in quel contesto che per certi versi sicuramente favorisce certe dinamiche sociali. Però insomma nel complesso diciamo che siamo riusciti a convivere col Serpentone, con la sua gente tranquillamente. Ci sono tantissimi problemi. Serpentone, sappiamo che circa un terzo delle abitazioni sono occupate, quindi non possono far parte di nessun progetto, una cosa del genere, si tratta di uno spontaneismo abitativo che ovviamente poi mette in crisi qualsiasi organizzazione. Perché parlo di organizzazione? Perché diciamo della serie Le vie del paradiso sono sempre lastricate di ottime intenzioni, un esperimento come il Corviale affonda le sue radici, diciamo, nel razionalismo, nel funzionalismo, che poi con le curve, poi queste cose ovviamente le spiegherò molto meglio il professore. Non mi voglio addentrare in questi argomenti perché farei sicuramente la figura del dilettante, però ecco. Per questo ho parlato di organizzazione, perché questo tipo di struttura doveva coniugare l'abitabilità con la funzionalità, con i servizi essenziali alla persona, eccetera, eccetera.
Il risultato in realtà, vediamo, non si è mai compiuto del tutto. Quello che doveva essere realizzato è stato realizzato a metà. Abbiamo visto anche altri esperimenti in giro per l'Europa, a Marsiglia, per esempio, probabilmente il più famoso di queste idee delle Corbusier, declinate decisamente meglio di quanto non è stato fatto in Italia, perché poi ogni cosa va calata nel suo contesto, no? E nel contesto di Roma, ovviamente, anche le idee di questi architetti, anche della Bauhaus, hanno incontrato i nostri malcostumi, il malaffare, la mala gestione, la disorganizzazione, con il risultato che vediamo adesso, un'opera incompiuta, un'opera che sicuramente deve in qualche modo essere rivista e che in questo momento vive anche le conseguenze di tanti anni di abbandono che hanno compromesso anche quel poco di buono che c'era. Se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di entrare nel Serpentone, di visitare soprattutto il quarto e il quinto piano, che sono quelli che devono ospitare appunto i servizi, invece sono stati completamente occupati, vede che le condizioni di vita di quelle persone non sono accettabili in una città moderna, in una capitale d'Europa. Io l'ho fatto, ci sono stato, ho visto che vivono in monolocali, a volte che dovevano essere adibiti al negozio, che non hanno neanche le finestre, hanno solo il vetrocemento che permette un po' di luce di entrare nelle loro case. Gli ambienti tra genitori, figli, eccetera, vengono divisi a volte con un telo appeso, un po' come succedeva, se qualcuno ha presente, nei bassi napoletani. Gli somigliano un po' perché hanno un solo accesso questi locali, dall'altra parte c'è solo il vetrocemento, come dicevo. Hanno un solo accesso, un solo locale, un solo vano, sono umidi, insomma si vive in condizioni non propriamente, non si vive con gli standard, secondo gli standard che noi ci aspetteremo in una città europea. Detto questo, passo la parola al professore, ci dirà cose molto più interessanti e vi ringrazio per essere venuti oggi. E speriamo che le idee, così, un po' fuori dal coro, del professore possano dare un contributo ai nostri amministratori affinché, riescano anche un po' a progredire rispetto alla mentalità, così, un po' stantia, un po' arcaica, che hanno sempre dimostrato e dimostrano quando cercano delle soluzioni per i nostri problemi. Come vedete, spesso, se non sempre, ci troviamo a ricadere in dei cliché già sperimentati che hanno già fallito, anche perché purtroppo, seguendo poi queste procedure che hanno sempre seguito, alla fine alimentano, diciamo, sempre lo stesso mercato, possiamo dire anche sempre le stesse clientele, gli stessi interessi. Insomma, bisogna anche cominciare a pensare un po' diverso se vogliamo avere domani una società, una città un po' diversa e migliore. Grazie. Voglio ringraziare Gianluca De Alessio per avermi contattato dopo una presentazione che abbiamo fatto in Senato, grazie alla senatrice Montevecchi che si è interessata a questo argomento. Un argomento in realtà che a me fa più che piacere riuscire a presentare almeno vicino a Corviale e non proprio dentro Corviale dove sarebbe stato l'ideale, perché questo è un progetto che risale al 2010, che ha avuto un boicottaggio indegno a Roma, in Italia, a Roma in particolare, perché presenta un qualche cosa che non fa gli interessi di qualcuno. E sono stati presentati progetti ridicoli su Corviale. Prendendo in giro la gente, io mi ricordo anni fa ho partecipato come ascoltatore ad una conferenza che venne tenuta presso il Mitreo Iside, dove c'erano dei personaggi che facevano una gara a chi la sparava più grossa per intimorire gli abitanti di Corviale sulle possibilità su Corviale, perché in quegli anni, in quel periodo, il mio progetto era. Devo cliccare su Hide. Il mio progetto era stato pubblicato, alcune immagini sono state pubblicate su una rivista online che si chiama Il Covile,
di questo progetto si era innamorato l'ex assessore alle politiche della casa della regione Lazio, Teodoro Bontempo, col quale io non ho mai avuto nulla a che fare né a livello politico né in altri campi, però lui si era innamorato di questo progetto. Quindi per qualche ragione probabilmente venne ipotizzato che il mio progetto fosse di destra, perché c'è questa idiozia assoluta, prettamente italiana, che ci sarebbe un'architettura di destra e un'architettura di sinistra, mentre invece quello che noi abbiamo a Corviale è un'architettura di Le Corbusier, che prima veniva definita razionalista, funzionalista. In realtà abbiamo un personaggio che ha provato a lavorare in tutti i modi. Sono appena stati pubblicati in Francia due libri che raccontano la vita segreta di Le Corbusier, non tanto segreta, che raccontano con i testi pubblicati le lettere con le quali lui cercava in tutti i modi di farsi amico di Hitler, di Mussolini e di Stalin per poter prendere lavoro in quei paesi. E alla fine quello che ha lasciato come eredità è un'architettura abominevole, disumana, possiamo usare tutti gli aggettivi che vogliamo, ed è un'architettura che purtroppo è stata ripetuta dappertutto sul pianeta. Quindi la destra romana, la destra italiana individua nell'architettura di Corviale un'architettura di stampo sovietico, mentre invece quella è un'architettura di stampo Le Corbusier, che si ritrova nell'unità di abitazione che purtroppo non è assolutamente un successo come si ipotizzava. Queste sono le cose che vengono raccontate, perché ovviamente noi subiamo un lavaggio del cervello, quindi in buona fede pensiamo veramente che sia un problema italiano, che noi non sappiamo fare i progetti. Gregotti, per giustificare il fallimento totale dello Zen di Palermo che lui ha progettato, ha scaricato le responsabilità sulla mafia, su Palermo, sugli italiani, piuttosto che sulla follia che ha generato quel tipo di progetto. Quando io ero studente negli anni Ottanta, ricordo che all'università ci veniva detto di andare a vedere la Francia, lì fanno, lì andate a vedere, almeno lì costruiscono, noi scriviamo, noi parliamo, noi non agiamo, perché c'era soprattutto nell'università romana questa sorta di risentimento nei confronti di politiche di salvaguardia del centro storico, che fino all'era Rutelli era stato, diciamo, salvaguardato. Poi purtroppo è arrivata la Rapacis di Meyer e di lì in poi sono venute le peggiori vergogne, dal maxi al macro e tante altre zozzerie di ogni genere. Quindi sarebbe il caso a questo punto di iniziare a vedere se è vero che la Francia era ed è quella che ci viene raccontata, se è vero che il tipo di architetture possibili fossero quelle là stile Corviale. All'epoca, quando venne costruito Corviale, venne raccontato, e io mi ricordo quando ero studente che ci veniva raccontato che quello era l'unico modo di costruire le case popolari in poco tempo e con costi ragionevoli, perché ovviamente bisogna rispondere al fabbisogno di case. Siccome io sono abbastanza diciamo freelance nel mio modo di pensare, di vedere, ho deciso di fare architettura perché mi interessava l'architettura, non l'edilizia. Ho fatto una scuola d'arte prima di fare la facoltà di architettura, e quando sono arrivato alla facoltà di architettura mi sono reso conto che l'obiettivo principale dei professori era fare il lavaggio del cervello degli studenti, imporgli, come diceva Woody Allen in un film Radio Days, volevo insegnargli la Bibbia a bastonate, parlando del figlio, loro ci volevano insegnare l'architettura a bastonate, per cui ci obbligano a scopiazzare dalle riviste di architettura i peggiori esempi di architettura che vengono prodotti all'estero, piuttosto che vedere quello che abbiamo come patrimonio. Oggi ho la fortuna, o sfortuna, non so, perché mi piacerebbe lavorare in Italia per gli italiani, di essere uno di quelli che sono migrati cerebralmente all'estero, e sono 15 anni che insegno in un'università americana, che però ha la fortuna, per quello che mi riguarda, di far spendere un intero anno in Italia, la University of Notre Dame, fa studiare per un anno in Italia i suoi studenti affinché studino e capiscano dal vivo e non dalle pagine dei libri quella che è l'architettura e l'urbanistica dell'Italia, in modo tale che possano capire come andare a riparare i danni del presunto funzionalismo che ha governato lo sviluppo urbanistico americano, soprattutto dopo gli anni 40, quando la General Motors pensò bene di acquistare e dismettere tutti i sistemi di trasporto pubblico per rendere dipendenti dall'automobile
gli americani, importando a quello che è il disastro urbanistico dello sprawl americano. Quindi noi abbiamo delle università americane che vengono in Italia a studiare dal vivo le nostre città tradizionali, la nostra architettura, la nostra urbanistica tradizionale, però noi in Italia obblighiamo i nostri studenti a vedere i peggiori esempi. I peggiori esempi, visto che si parla della Francia, i peggiori esempi per esempio ci vengono, e questo era quello che erano gli anni 80 quando stavo in facoltà, quando ci veniva detto di andare a vedere i grandi edifici che venivano promossi da Mitterrand, con la Grandeur, con la Cité de la Musique, la Défense, tutta una serie di progetti folli che venivano realizzati dai nuovi schiavi. Questa cosa non ci viene raccontata. Perché oggi noi abbiamo il problema delle banlieue in Francia? Il problema delle banlieue è perché in quegli anni i cittadini delle ex colonie francesi vennero invitati ad andare a vivere in Francia per andare a costruire a basso costo gli edifici della Grandeur, e che con la promessa che sarebbero stati integrati. Solo che in parallelo con questi edifici della Grandeur vennero sviluppate una serie di ville nouvelles, venivano chiamate Cerisy Pontoise, Prefecture, Marne-la-Vallée e tanti altri, Riport, dove praticamente questi extracomunitari venivano parcheggiati in ghetti indegni. Io ho fotografato questi edifici che a pochi anni, un anno dalla fine della costruzione, erano ingabbiati in reti da pescatori perché cadevano i materiali in testa alle persone. Ovviamente quartieri privi di servizi, fatti secondo i principi del funzionalismo che non funziona, quindi i quartieri zonizzati dove qua c'è le case, là c'è i centri commerciali, da un'altra parte c'è le scuole, quindi non c'è la vita per la strada, non c'è quindi la sicurezza, perché quando tolgo la sicurezza, i negozi, le attività di ogni giorno dalla strada, io tolgo sicurezza alla strada. E oggi stanno vivendo gli effetti collaterali di quella politica che venne sviluppata con quello che è il fenomeno delle banlieue. Siccome noi abbiamo questa tendenza a emulare modelli sbagliati, io vorrei farvi un attimo provare ad aprire gli occhi, perché siccome gli occhi, ripeto, c'è un discorso di buona fede, però molti abitanti romani e italiani sono stati vittima di una sorta di lavaggio del cervello che è stato fatto a livello accademico, a livello mediatico, a livello politico, perché non ci sono gli interessi a promuovere un determinato modo di sviluppo che andrebbe invece preso in considerazione. Non dimentichiamoci che il 100% delle peggiori periferie italiane, Corviale incluso, sono progetti fatti da professori delle facoltà di architettura italiane. Io sono stufo di sentire accusare i geometri o gli ingegneri o gli abusivi delle case, dello squallore delle periferie italiane, perché se la lezione viene dall'alto ed è la lezione di Corviale, non si può pretendere che un geometra che tende ad emulare un architetto possa fare di meglio. E raramente si trovano situazioni migliori dove persone che non sono professori universitari hanno potuto fare dei progetti decisamente più degni di nota. Questo progetto inizia polemicamente con questi due premi che gli sono stati conferiti. Un progetto che è stato premiato dall'International Making Cities Livable, che è la più importante associazione a livello mondiale che si interessa di sviluppo sostenibile, di rendere vivibili le città, come dice appunto l'acronimo, ed è stato riconosciuto come miglior progettazione a livello mondiale di rigenerazione urbana, una rigenerazione urbana che non prevede solo il bel disegno dell'architettura, ma che prende in considerazione il modo di portare vita, di sviluppare l'economia locale, di cercare di azzerare i costi e quindi, migliorando le periferie, migliorare le condizioni anche di chi non vive in periferia, perché non ci dobbiamo dimenticare che la cosiddetta urbanistica funzionalista zonizzata, che ha fatto un consumo di territorio disumano, ha portato ad avere delle città che sono decisamente più grandi di quello che dovrebbero essere, costruite con edifici realizzati con materiali dozzinali che richiedono costi di manutenzione sovrumani, che nel momento in cui sono edifici pubblici gravano sulle tasse di tutti i cittadini. Quindi l'idea di mantenere in vita l'attuale mostro di Corviale non è solo un problema relativo all'estetica, diciamo, dell'edificio, ma è un problema relativo allo stato di conservazione e alla necessità di manutenzione. Una delle ragioni per cui ho sviluppato questo progetto a suo tempo è stato anche perché mi è capitato di assistere
ad un indegno convegno tenuto dal circolo PDL Ader, ricordo, vicino alla stazione Termini, dove dei personaggi del PDL Ader raccontavano alla Clark che si erano portate dal quarto piano del Corviale di volergli svendere gli immobili, ma non solo quelli del quarto piano, tutti gli abitanti di Corviale, gli sarebbe stato svenduto, venduto sotto costo l'abitazione, perché siccome l'istituto è in crisi, glielo vendeva e poi affari loro. Non è che gli è stato detto che gli si stava proponendo una bomba orologeria, perché nel momento in cui io, Stato, ti vendo una casa che era mal costruita da me e tu dovrai manutentarla, se ti cadono i pezzi in testa la colpa è tua. Mettere d'accordo 6.500 anime, nel mio condominio siamo 9 famiglie ed è difficile mettere a posto i frontalini, immaginiamo se il Corviale dovesse diventare un condominio, una serie di condomini, se mai ci sarà la possibilità di poter intervenire su quella struttura così com'è, e soprattutto immaginiamoci se sia o meno eticamente, moralmente corretto procedere in questo modo piuttosto che dire ok, abbiamo accettato la sfida, abbiamo accettato la sperimentazione voluta da Fiorentino, abbiamo sbagliato, torniamo indietro, ed è possibile, oggi vi mostrerò perché. L'altro premio mi è stato dato a gennaio dall'Intbau, patrocinato dal principe Carlo d'Inghilterra, ed è l'Excellence Urban Design Award. Quindi continuiamo a vedere premi che arrivano per un progetto che è stato presentato in tutto il mondo con successo, ma che in Italia è stato boicottato. Allora, siccome io prima vi facevo riferimento a questa sorta di emulazione di modelli stranieri, perché viviamo con questa sorta di complesso culturale che veramente è ridicolo, cioè pensare che tutto il mondo invidia l'Italia, tutto il mondo ci viene a visitare, però noi abbiamo il complesso culturale, dobbiamo imitare i modelli stranieri. Il 15 luglio del 72, alle 3:32 di pomeriggio, venne demolito il Prodigo, che era stato progettato da Yamasaki, che è lo stesso architetto che aveva progettato le Torri Gemelle, uno che ha come vocazione quello di disegnare progetti che qualcuno gli butterà giù in qualche modo. E questo edificio venne, questo complesso mostruoso, vedete che ci sarà qualche similitudine con lo steccone di Corviale, venne demolito perché era riconosciuto come ambiente inabitabile e deleterio per i suoi abitanti a basso reddito. E lo storico americano Charles Jenks definì la demolizione del Prodigo la morte di quelle utopie. Siccome noi siamo intelligenti, siamo illuminati, 5 giorni dopo la morte di quelle utopie decidemmo di commissionare il Corviale di Roma. Cioè siamo davanti a una situazione paradossale dove chi ha sviluppato determinati modelli prima di noi li ha abbandonati perché li ha ritenuti deleteri, e noi invece giustamente li andiamo a realizzare. Se uno va a visitare la pagina Wikipedia o qualsiasi cosa su Corviale, trova di tutto di più, come diceva prima Alessio, però io vorrei a livello veramente di monito nei confronti di quello che viene raccontato, cioè questa sorta di complesso da parte di tutti, no? Di sudditanza nei confronti di chi ha il titolo. Prima Alessio diceva come dicono tutti, siccome io non sono architetto non mi permetto di... Io sono dell'idea invece che gli architetti dovrebbero iniziare a smetterla di parlare e ad ascoltare gli altri, perché noi obblighiamo a vivere in realtà in cui noi non viviamo, perché Fiorentino mica ci ha vissuto là, così come i grandi architetti Norman Foster, Zaha Hadid, per non andare tanto lontano, vediamo quello dove vive e cosa costruisce Massimiliano Fuxas a Roma, dove c'ha lo studio Massimiliano Fuxas a Roma. Cioè c'è questa sorta di idea che io ho il verbo, io sono io e voi non siete nessuno, o se vogliamo usiamo la frase del Marchese del Grillo. Quando Fiorentino venne intervistato per parlare di Corviale, disse: ci sono due modi di fare architettura, o forse ce n'è solo uno. C'è quello semplice e pacato dell'utilizzazione degli schemi super testati che l'edilizia pubblica in Italia, e non considero solo quella romana, ha più o meno accettato. E poi c'è quello sperimentale, che è il metodo a cui l'esperienza di Corviale appartiene. Io ricorderò sempre come Ridolfi, che è stato il mio vero maestro, sempre mi diceva: quando progetti per un cliente, e l'edilizia pubblica è un cliente come qualsiasi altro privato, senza rivelarglielo, tu devi sempre sperimentare, perché in effetti queste sono esattamente le opportunità nelle quali gli esperimenti possono essere fatti. Della serie, prendi gli esseri umani e trattali come cavi, e poi se non funziona, possiamo sempre appellarci al fatto che siamo italiani e facciamo le cose a metà, non le sappiamo fare, c'è la mafia, eccetera, eccetera.
ho speso diversi anni della mia vita a cercare di farmi una cultura su ciò che l'università non mi aveva dato. Mi sono sempre chiesto come fosse stato mai possibile che nei periodi di peggiore fame abitativa, visto che era stato raccontato che Corviale era l'unico modo per costruire in poco tempo e a basso costo le case popolari, come fosse possibile che dopo l'Unità d'Italia, Roma, che aveva meno di 200.000 abitanti, è cresciuta in meno di 50 anni fino a 1.400.000 abitanti, meno di 60 anni, 1.400.000 abitanti. Però sono nati quartieri come San Saba, Testaccio, Garbatella, Città Giardino Aniene, Trionfale, Piazza d'Armi, Flaminio, Appio, dei quartieri meravigliosi, ex popolari, che oggi vengono venduti a prezzi da capogiro. Quindi ho speso anni, pubblicato diversi libri, dalla Controstoria dell'architettura moderna alla architettura urbanistica e istruzioni per l'uso, fino alla città sostenibile possibile, dove ho voluto raccogliere i risultati di quello che avevo scoperto, perché nell'archivio dell'Istituto per le case popolari è stato possibile ricostruire i reali, non le stime, i reali costi finali di costruzione di interi quartieri e i reali tempi di costruzione di interi quartieri. Sono emerse fuori delle cose abbastanza interessanti. E quindi il progetto che poi vi andrò a mostrare per Corviale è un progetto che tende semplicemente a voler recuperare tutto ciò che con le leggi fascistissime del 25-26 venne cancellato con un colpo di spugna. Noi avevamo delle leggi illuminate in Italia, leggi che in parte si ritrovano anche nella normativa urbanistica, per esempio dell'Olanda, dove ho fatto un lavoro a Brandevoort con i miei studenti, scoprendo che lì c'è il divieto assoluto di fare i quartieri popolari, perché le case popolari non si devono riconoscere, si devono mischiare con le altre per favorire l'integrazione. Ma non ci abbiamo le zone 167. E allora che ho fatto? Questi sono i costi aggiornati ad oggi, che ho voluto per questa conferenza aggiornare questi costi sviluppati all'epoca del progetto del 2010. Costruire delle abitazioni di lusso oggi costa 411 euro al metro cubo, vuoto per pieno, delle abitazioni comuni 232 euro al metro cubo. Se per adattare, diciamo, all'archivio per le case popolari si trovano i costi a vano, costo per vano, quindi bisogna capire quanto era considerato un vano per cercare poi di ritornare al costo al metro quadrato. Quindi quei costi a metro cubo che vi ho mostrato significa che un edificio non di prestigio costa oggi 670 euro al metro quadrato da costruire, un edificio di lusso 1234. Se poi prendiamo i dati della Lega Ambiente Lazio, dobbiamo incrementare di circa un 10-15% questi valori e abbiamo che un'edilizia corrente costa 770 euro al metro cubo, a metro quadro, un'edilizia di lusso 1419. Prendiamo i conti di Corviale e scopriamo che ci sono voluti 7 anni e mezzo per avere i primi 122 appartamenti disponibili e il costo di costruzione finale è stato esattamente in linea con quello che l'edilizia corrente. Inoltre, dall'ultimazione al, in questo caso, 2010, erano stati spesi circa 44 milioni di euro per opere di manutenzione che nessuno ha visto perché schifo faceva e schifo fa, perché il cemento brutalista purtroppo ha un suo destino di deterioramento estremo. Se invece andiamo a vedere gli edifici della piazza principale di San Saba, furono iniziati nell'ottobre 1908 e nell'aprile del 1909, 6 mesi dopo, erano già abitati. Questi edifici non sono mai stati restaurati in oltre 100 anni. E stiamo parlando di edilizia popolare. Quadro Pirani, l'architetto che li ha costruiti, quando li costruiva diceva dobbiamo usare materiali durevoli perché dobbiamo prevenire i costi di manutenzione. Quindi c'era veramente un approccio illuminato alla progettazione e non l'approccio cialtrone che, siccome siamo nel XX secolo, adesso nel XXI dobbiamo essere contemporanei, dobbiamo fare gli edifici usa e getta. Il consumismo non può essere applicato alle case, oppure se un architetto è così intenzionato a usare il consumismo applicato alle case, che lo faccia a casa sua con i suoi soldi e che si faccia lui le manutenzioni future, ma non nell'edilizia pubblica dove il costo va poi a gravare sull'intera collettività. Quindi il costo finale delle case di San Saba, come vedete, è molto inferiore a quello lì che abbiamo visto per Corviale e c'è da dire, adesso lo vedremo nella analisi comparativa, che le case di San Saba in realtà sono costate un po' di più delle altre case popolari,
l'area interessata dall'intervento è caratterizzata da una serie di cavità, di una serie di ex cave di pozzolana che costrinsero i costruttori a fare un sistema di pilastri in muratura per rinforzare il terreno che aumentò notevolmente i costi. Nonostante quelle opere di sottofondazione, il costo comunque è decisamente inferiore. Allora, vediamo questi quartieri che ho documentato in questo libro, e dividendoli per tipologie abitative, tipologie edilizie, intensivi come venivano definiti. Abbiamo dei costi che vanno da 440 euro al metro quadrato a 614 euro al metro quadrato, Flaminio, Testaccio, San Saba. Testaccio 3, Piazza d'Armi sempre, da 418 a 497 euro al metro quadrato. Villini a divisione verticale, sempre decisamente inferiori, e quelli di Garbatella, che hanno dei costi un po' più alti, è sempre dovuto al fatto che anche lì c'erano delle cavità. Le palazzine di Via Sani, una tipologia sviluppata negli anni 20, da 412 a 522 euro al metro quadrato, i villini a divisione orizzontale 416-587, quindi come la volto, come la giro, io mi trovo sempre a dimostrarvi costi reali e non finali, e non stime, decisamente inferiori a quelli che vi ho mostrato per Corviale e per l'edilizia corrente di oggi. Ma cosa più importante è che questi edifici in 100 anni di vita non sono stati quasi per niente manutentati, e questo ha un qualcosa su cui dover riflettere. Tra l'altro sono stati costruiti in tempi ridicoli, perché il quartiere degli sbaraccati e sfollati di Garbatella è stato costruito in 7 mesi, addirittura c'è un lotto a Garbatella che è stato costruito in 3 mesi, il lotto 24, e quindi non è vero che l'edilizia modernista, brutalista del cemento armato è più veloce dell'edilizia in mattoni. Inoltre dobbiamo considerare che l'edilizia tradizionale ha un comportamento statico migliore del cemento armato, se ben fatto ovviamente. Non per niente è stato riconosciuto da un'equipe internazionale di esperti di antisismica lo scorso anno che il codice borbonico del 1783 è il sistema antisismico migliore del pianeta, ma noi non lo raccontiamo e nelle facoltà di ingegneria non si insegnano questo tipo di cose. Ha un comportamento termoigrometrico decisamente migliore dell'edilizia tradizionale. Noi possiamo mettere tutti i pannelli isolanti che vogliamo negli edifici, ma sono materiali che tendono a perdere le caratteristiche di coibentazione negli anni, il che significa che nel tempo andremo a sprecare un sacco di energia, oppure dovremo fare dei lavori per sostituire l'isolamento, mentre invece se abbiamo un muro antico, come vediamo, possiamo fare a meno del riscaldamento in inverno e dell'aria condizionata in estate. La cosa interessante è che se noi prendiamo questi alloggi ex popolari, che ripeto sono stati costruiti con tempi bassissimi, con costi bassissimi, eccetera, oggi il mercato immobiliare li mette sul mercato a prezzi da centro storico. Allora, se noi andassimo a confrontare il costo di costruzione di quell'edilizia popolare con il costo di costruzione dell'edilizia di lusso, perché a questo punto stiamo parlando di edilizia di lusso, abbiamo che questi edifici sono costati fino al 66% in meno rispetto all'edilizia di lusso attuale, e se noi la paragonassimo con la cosiddetta bioedilizia, visto che il comportamento termoigrometrico di questi edifici è decisamente migliore di quello dell'edilizia corrente, avremmo che il risparmio di questi edifici arriva a essere il 71%, stiamo parlando di costi da follia rispetto a quello che ci viene raccontato nelle facoltà di architettura e nelle riviste di architettura per fare gli interessi dell'industria edilizia piuttosto che fare gli interessi dell'artigianato. Quando si costruivano i quartieri di cui vi ho parlato prima, era stata studiata una strategia specifica che vedeva l'Istituto per le Case Popolari lavorare a fianco con l'Unione Edilizia Nazionale e con il Comitato Edilizio Centrale, coordinare una serie di piccole cooperative artigiane. Testaccio a un certo punto è stato costruito da piccoli artigiani che vivevano là, era l'idea del consumatore e abitante del quartiere, che fece sì che il fallimento che c'era stato del Comune di Roma, dell'Istituto per le Case Popolari,
del comune di Roma, non esisteva ancora l'istituto per le case popolari, a causa dell'edilizia popolare alla fine dell'Ottocento non solo venne risanato, ma l'istituto per le case popolari con quella politica riuscì a diventare l'azienda più florida che c'era a Roma. Ma su questo bisognerebbe anche riflettere, perché nel momento in cui io ho che il settore pubblico lavora in concorrenza leale con il settore privato, non solo svolge il ruolo di calmiere del mercato, ma anche dà possibilità di esercitare il cosiddetto ruolo del buon padre di famiglia, come prevede il codice civile. Perché se io Stato ti do un range al di sotto del quale non puoi andare, anche tu privato dovrai stare in competizione con me e fare eventualmente meglio di quello che faccio io. Ecco perché i quartieri sviluppati in quegli anni, che siano popolari o meno, non hanno differenze. Ecco perché se uno va nella zona, che ne so, di quartiere Trieste, per esempio, dove trova l'edilizia per delle classi sociali più agiate, trovo un'architettura che comunque non è molto differente dall'architettura di Sabatini o di Pirani a Piazza d'Armi o altri quartieri popolari. Pensiamo al lotto meraviglioso di Piazza Tuscolo realizzato da Palmerini, che sembra un sogno quell'edificio, chiunque vorrebbe andare a vivere, eppure quello è un edificio di case popolari. E l'edilizia attuale, dopo 5-10 anni, ha bisogno di costi di manutenzione. Come vi ho dimostrato, gli edifici San Saba, Garbatella, eccetera, non hanno richiesto costi di manutenzione. Quindi, appunto, vedo che è saltata un po' qualche fonte. Ci sono stati dei problemi, ovviamente, nella situazione attuale dell'Ater. Alla fine del secolo scorso l'Istituto per le Case Popolari venne commissariato. Il commissario che venne da Perugia rimase talmente disgustato da Corviale che provò a fare una sorta di sondaggio, diciamo, referendum all'interno del Corviale, chiedendo agli abitanti dove avrebbero voluto vivere. Mi ricordo che il 13 di dicembre del 2001 ci fu una manifestazione organizzata dall'Istituto San Michele, che si chiamava Rigenera Corviale, dove appunto questo ingegnere raccontava come avesse scoperto che il 100% degli abitanti di Corviale sognava di vivere in quartieri tipo Garbatella. Si disse che si sarebbe fatto un concorso, che ovviamente non c'è mai stato. Come dicevo prima, questo è un ingresso a uno dei lotti di San Saba. Quando Pirani costruiva questi edifici, diceva: non solo la casa bella all'esterno e pulita all'interno contribuisce all'elevazione delle classi che la abitano, ma che un giusto impiego di materiali durevoli quali laterizi e maioliche porta ad una diminuzione nel tempo delle spese di manutenzione degli edifici, soprattutto quando si tratti di edifici a più piani riuniti in un isolato o in un quartiere urbano. Allora, prima ho iniziato raccontando della Francia, di come ci veniva detto: andate a vedere la Francia, lì fanno, lì dicono, lì costruiscono, noi non facciamo nulla, eccetera. Andando non troppo lontano dal nostro paese, semplicemente passando le Alpi, potremmo scoprire che esistono delle realtà che non vengono raccontate, perché, ripeto, hanno fatto sì che le economie locali venissero migliorate e che sparisse il problema delle banlieue, delle periferie. Esiste un quartiere a sud di Parigi che si chiama Plessis Robinson, che è stato premiato come città efficiente nel 2009, dove un sindaco coraggioso nell'89 decise di demolire il quartiere, uno dei quartieri più abominevoli che ci fossero nella periferia di Parigi di quegli anni. Non erano ancora nate le mostruosità che poi sono venute appresso a Mitterrand, e commissionò a un architetto, che è quello che aveva costruito Port Rimaud nella Costa Azzurra, un quartiere che somigliasse al centro storico di Parigi, e quartiere che poi è stato portato avanti dopo la morte di François Fourier da Marc e Nada Breitman. In questa slide potete vedere come si è articolato negli anni questo progetto, e come potete vedere ci sono sempre più del 30%, 40% degli alloggi che vengono costruiti sono alloggi popolari. A sinistra vedete quello che era il quartiere di Plessis Robinson, disegnato nel 1931, a destra vedete quello che è oggi, a sinistra in basso vedete quello che era il quartiere in un'immagine più ravvicinata alla fine degli anni 80, a destra vedete quello che è il quartiere di oggi.
Il progetto venne fatto con un grande modello, un modello che si è aggiornato negli anni man mano che si disegnavano i nuovi lotti, ed è stato un tale successo anche a livello non solo socio-economico, ma è stato un grandissimo successo di politica immobiliare. A un certo punto hanno dovuto mettere un freno, perché ovviamente chi ha disegnato questo progetto non lo ha fatto secondo i criteri idioti della città zonizzata e della città monocentrica, ma l'ha fatto secondo i criteri che erano stati studiati molto bene da Gustavo Giovannoni, di cui non si parla in Italia, quando studiando i centri storici aveva visto che il codice genetico delle città prevedeva una sorta di sviluppo fino a un certo punto. Dopodiché, quando si arrivava a saturazione, e questa saturazione prevedeva tutta una serie di funzioni, non c'erano solo le case, ma c'era tutta una serie di funzioni, il modello veniva replicato accanto eventualmente. Uno va a vedere per esempio il Borgo Gracciano e Montepulciano, come si toccano in corrispondenza della loggia del mercato, cioè ci sono due paesi che si toccano, due borghi, due villaggi che si toccano. Quindi si è detto: oltre questo non si può andare. La Disney ha fiutato l'affare immobiliare di Plessis Robinson, e anni fa ha lanciato il vicino Disneyland Paris, nel quartiere vicino Marne-la-Vallée, lo sviluppo di una nuova città per 100.000 abitanti che si chiama Val d'Europe, che sta avendo un successo enorme. Comunque, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, queste sono immagini di Plessis Robinson oggi, sono tutti edifici che non hanno più di 15 anni di vita. Il sindaco, giusto per ricordare, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che in genere un politico dovrebbe mirare al successo elettorale, è uno di quei rari sindaci che viene rieletto con maggioranze bulgare da 25 anni, viene rieletto regolarmente ad ogni votazione, perché ha avuto il coraggio di fare questa cosa. Il suo partito è uno dei peggiori partiti a livello di consenso pubblico in Francia, ma lì si dà importanza a quello che questa persona ha avuto il coraggio di fare, e guarda caso viene rieletto. Queste sono tutte immagini appunto di questo quartiere nuovo che ha un'efficienza totale. Vedete come si promuove l'economia, l'agricoltura a chilometri zero, cosa che in questi giorni, oggi, se c'è non c'è un grande afflusso di pubblico, e anche perché a Corviale si sta combattendo la battaglia vergognosa della chiusura del mercato, che dovrebbe essere uno dei punti di forza del quartiere e che invece non fa gli interessi di chi promuove i centri commerciali e le coop. Lì è stato costruito un nuovo mercato che ha un enorme successo. Come dicevo prima, c'è il problema delle banlieue in Francia, però c'è il problema di tutti questi nuovi quartieri che sono stati costruiti per parcheggiare i nuovi schiavi che vennero importati alla fine degli anni 80 per fare gli edifici di Mitterrand. Ovviamente non viene raccontato in questi termini, si viene raccontato in termini razzisti: a loro sono magrebini, sono nordafricani, sono extracomunitari, per questo sono dei trogloditi. Stessi argomenti che venivano utilizzati all'inizio del Novecento, quando nel quartiere Testaccio di Roma avvenivano le peggiori violenze di ogni tipo, fino a che un personaggio, ovviamente boicottato e tenuto d'occhio dalla polizia, dal Vaticano, che era Domenico Rano, un protosociologo considerato anarco insurrezionalista, decise di andare a vivere a Testaccio e cercare di documentare e capire perché questi si comportavano in questa maniera talmente violenta. Cacciarono il Papa a pietrate e pubblicò una serie di articoli raccontando le ragioni, e creò il Comitato per il Miglioramento Economico e Morale di Testaccio, che era un comitato a livello planetario, il primo programma di progettazione partecipata che si possa documentare, dove i cittadini di qualsiasi estrazione sociale, culturale, religiosa, politica, avevano il diritto e la possibilità di dire ciò che pensavano. Stilarono un programma e solo a quel punto chiamarono l'architetto Giulio Magni, che era dovuto andare a vivere fuori dall'Italia perché faceva le cose che andavano al di là di quelli che erano gli interessi dell'Accademia del tempo, e questo architetto tradusse in architettura urbanistica quelle che erano le indicazioni che erano state date da questo comitato, e guarda caso cessarono le violenze, e nel 1917 l'Istituto per le Case Popolari coniò lo slogan "la casa sana ed educatrice", perché ci si rese conto che la qualità dell'ambiente all'interno del quale vivevano queste persone faceva sì che, sviluppando il senso di appartenenza,
venisse meno quella sorta di risentimento nei confronti dell'architettura, simbolo della cattiveria di chi aveva obbligato a vivere in determinate condizioni. La Francia, comunque, altra cosa che non si racconta, perché noi raccontiamo le leggi europee che fanno comodo a un determinato tipo di lobbies, la Francia ha dovuto porre rimedio al problema delle banlieue e ha approvato una legge nel 2005 che ha consentito nei 5 anni a seguire di investire 60 miliardi di euro per demolire quartieri. Siccome io potrei starvi a raccontare delle balle, vi faccio vedere un po' di fotografie di quartieri come erano e come sono stati demoliti o ricostruiti. Questo è Montreux, questo è Valfeur. Qua è interessante che ci sono gli articoli dei giornali che celebrano queste cose, la gente che sta lì a godere della demolizione di queste mostruosità. E quindi questo in maniera molto propagandista dice: tre torri della Valfeur, la Jolie, sono state distrutte simultaneamente ieri mattina, portando a 13 il numero di edifici realizzati negli anni 60-70 che sono scomparsi dal 92 dal paesaggio di questa zona. Queste appunto le immagini di queste demolizioni: Béziers, Avion, Blois, Boulogne-sur-Mer, Clichy-Montfort, Corbeil, Famec, Le Havre, Orly, Nogent, Trelaz. Potrei andare avanti all'infinito. 60 miliardi di euro per fare il quartiere a dimensione umana invece di queste porcherie volute da degli psicopatici con un'ideologia portata agli estremi. Questa è Val d'Europe, quella città che dicevo prima, che sta sviluppando Disney, dove tra l'altro dei progettisti italiani, ovviamente ignorati in Italia, stanno realizzando, Gabriele Tagliaventi, Piercarlo Bontempi, stanno realizzando dei progetti splendidi. Queste fotografie infatti sono proprio gli edifici loro, ovviamente non vengono raccontati chi ha interesse a promuovere questo tipo di architetture. Però non è solo la Francia, questa è Birmingham in Inghilterra, questo è Dublino, paese che sta peggio dell'Italia, l'Irlanda se vogliamo, questa è la Finlandia, un quartiere abominevole che è stato raso al suolo vicino Helsinki, che non solo è stato sviluppato ma è diventato il quartiere più ambito, che viene non solo utilizzato per andarci a vivere, ma è diventato la sede favorita di una della principale fiction televisiva che cercava di dimostrare, di raccontare una città piacevole, una città vivibile ai finlandesi. Ovviamente queste cose non si possono raccontare sulle nostre riviste, né tantomeno nelle nostre facoltà di architettura, perché noi siamo il paese che ha inventato la cosa più idiota che sia stata mai teorizzata, che è l'idea di falsificazione della storia applicata all'architettura, all'urbanistica, e le nostre facoltà non fanno altro che lobotomizzare gli studenti piuttosto che istruirli. E non sono solo i quartieri che vengono meno. Noi, quando è stato realizzato uno qua vicino, Roma sta facendo questa corsa ai centri commerciali, tra un po' avremo più centri commerciali che esseri umani, e più centri commerciali facciamo, più facciamo chiudere i negozi al dettaglio, più chiudiamo i negozi al dettaglio, più togliamo sicurezza delle strade. L'America, che ha inventato gli shopping malls, li sta demolendo e li sta sostituendo con quartieri a dimensione umana, con i negozi al piano terra, però noi costruiamo i centri commerciali con tutto quello che ne consegue, ovviamente, perché poi tanto gli oneri di concessione che vengono pagati copriranno se non il 20% delle spese urbanistiche per le strade, per i parcheggi, per tutto ciò che serve per i centri commerciali, però servono, secondo gli idioti che ci governano, a tenere sull'economia, invece la stanno distruggendo, perché è il miglior sistema per l'indebitamento pubblico. E visto che il problema è proprio quello dell'indebitamento pubblico, io, come dicevo prima, ho pensato con questo progetto di dimostrare che possiamo invece trarre beneficio invece che spese per la collettività. La città compatta, la città storica, è stata criminalizzata da Le Corbusier e compagni durante il CIOM del 1933, perché non era classificabile, non era analizzabile secondo i criteri della cosiddetta città funzionale che prevedeva la zonizzazione. Il fatto che tutte le funzioni fossero all'interno dello stesso tessuto creava un cortocircuito che non rendeva leggibili secondo i nuovi criteri moderni e funzionali.
da loro teorizzati, per cui questo convegno servì a dire, analizzando 33 città storiche e una città moderna che era il masterplan per la nuova Amsterdam, che le città storiche andavano dismesse, per cui è nata quella demonizzazione facendo confusione tra densità abitativa e densità edilizia, laddove la densità abitativa è un problema, se io ho 10 persone all'interno di una stanza è un problema, ma se io ho delle case in un tessuto compatto non ho nessun problema, soprattutto perché nella città storica la densità abitativa edilizia si accompagna con una presenza costante di luoghi per la socializzazione, di piazze che invitano al passeggio, mentre invece io prendo dalla stessa altezza una fotografia della periferia e ho questi edifici a forma di vermi che stanno lì sul territorio e che hanno dei vuoti urbani all'interno, non sono delle piazze. Una piazza funziona nel momento in cui io ho la possibilità di passeggiare da un luogo all'altro, nel momento in cui io ho una piazza dove devo atterrare con l'elicottero, visitarla e andarmene con l'elicottero, non ho nulla. Tra l'altro queste non sono manco piazze, perché in genere sono grandi vuoti per parcheggiare le macchine che rimangono vuoti, o spazi che sono stati raccontati come spazi verdi che in realtà sono grigi o marroni nel migliore dei casi, e spesso e volentieri sono i luoghi privilegiati per i maniaci sessuali che all'imbrunire aspettano le donne o i ragazzini. Allora vediamo un attimo, proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno invece che il bicchiere mezzo vuoto. Noi abbiamo ereditato una città che è fatta di vuoti. Questi vuoti, se noi li vedessimo in una maniera completamente differente, nel 1907 Giolitti presiedeva il governo italiano e in una riunione fece notare, parlando del fallimento del Comune di Roma, disse: se in principio nel 1870 vi fosse stata un'amministrazione comunale che, intuendo l'avvenire di Roma, avesse acquistato aree fino a 5-6 km intorno alla città ed avesse compilato un piano di ingrandimento studiato con concetti molto elevati, oltre ad aver creato una città con linee molto più grandiose, avrebbe fatto anche un'eccellente speculazione, perché speculazione non è una parolaccia. Infatti bisogna considerare che, visto che c'era stata questa crisi, visto che si era troppo privatizzato, dovremmo vedere questi esempi piuttosto che fare la corsa alla privatizzazione che si sta facendo da diversi anni a questa parte. Italo Insolera diceva, raccontando quella che era stata la politica urbanistica di quegli anni, la politica economica e urbanistica di quegli anni, disse: in una città che ha l'edilizia come sua unica attività industriale, il deficit dell'amministrazione, già allora cospicuo, può essere sanato proprio con una diretta partecipazione in tale ramo di investimenti. Pensate, che ne so, all'Ilva di Taranto, che noi paghiamo pubblicamente i danni che vengono fatti per guadagni privati. Noi avremmo la possibilità di investire pubblicamente, se lo Stato lavorasse in parallelo al privato, potrebbe, come ho detto prima, svolgere il ruolo del calmiere e svolgere il ruolo del buon padre di famiglia che dà l'esempio del tipo di architettura da fare. Oggi c'è la grande, una delle parole più abusate è quella della sostenibilità, perché serve ovviamente a fare gli interessi di chi produce i pannelli fotovoltaici o i sistemi di isolamento, eccetera, mentre invece la sostenibilità dovrebbe avere una visione molto più olistica. Bisognerebbe prendere in considerazione il miglioramento delle condizioni di vita, la riduzione del costo di costruzione, l'eliminazione dei costi di manutenzione, la possibile riduzione delle tasse se si ovviamente facessero gli edifici pubblici in quel determinato modo. È ovvio che se abbiamo una città che ha un consumo di territorio enorme e ha dei costi di realizzazione e di manutenzione enormi, quindi più è compatta la città più si possono ridurre questi costi. Bisognerebbe migliorare l'economia locale, bisognerebbe migliorare il sistema di trasporti utilizzando sistemi non inquinanti, eccetera, non voglio annoiarvi. Allora, proviamo a vedere se noi prendiamo questi criteri, se noi proviamo a rispolverare queste leggi mandate nel dimenticatoio dalle le leggi del 25-26 e proviamo a vedere che cosa potrebbe succedere a Corviale, considerando appunto che è fatto, sicuramente c'è un chilometro di edificio, però ci sono pure una serie di vuoti intorno che appartengono allo Stato. Allora, perché noi dobbiamo continuare a costruire su suoli privati a 3 km dal cartello Benvenuti sul pianeta Terra, terreni che erano agricoli, che lo speculatore di turno se li acquista e poi corrompe il politico che li trasforma in edificabili, quando abbiamo una serie di vuoti pubblici che potrebbero servire a ridare forma, a ritornare a disegnare la città, perché una città non si può disegnare a macchie di colore con destinazioni d'uso,
Disegnare la città significa creare, disegnare i vuoti, disegnare gli spazi dove la gente dovrà vivere, dove la gente dovrà camminare, dovrà fare le loro spese, eccetera. Poi si pensa all'architettura, ma non possiamo ovviamente scindere le due cose. Allora, la scuola cordiale è questo. Siccome è inammissibile pensare di procedere come procedeva Mussolini all'epoca degli sventramenti, cacciando le persone dal centro e deportandole in periferia, noi potremmo fare un'operazione graduale che consente di riempire i vuoti. Una volta che questi vuoti sono riempiti, si possono spostare di pochi metri le persone che ormai si sono create una vita sociale lì e procedere per fasi alla demolizione di ciò che è stato svuotato e via discorrendo, fino ad arrivare all'immagine di un borgo che si siede sulla collina, sul poggio di Corviale, e che cerca di emulare la vita del centro storico. È un borgo a tutti gli effetti. Il borgo è un luogo dove io trovo tutte le attività, dove trovo le piazze, dove trovo luoghi per la socializzazione. Non è un ambiente astruso dove ovviamente il progettista non vive e dove gli abitanti dovranno andare solamente a dormire, perché se noi abbiamo il congestionamento dei centri storici è anche perché in periferia sono stati negati dei luoghi per cui chi vuole andare a passeggiare per negozi andrà via del Corso, andrà in centro, prenderà la macchina, andrà là, inquinerà, mentre invece se noi creiamo delle condizioni di vita e di socialità all'interno di questi nuovi quartieri, noi abbiamo la possibilità anche di tutelare luoghi che sono abbastanza distanti da questo. Diciamo, allargando il discorso, pensate a quello che è il problema dei migranti che vengono a cercare una vita migliore nel nostro paese. Se loro avessero nei loro paesi delle condizioni di vita dignitose, non si sognerebbero mai di venire fuori, venire in Europa, dove tra l'altro probabilmente saranno peggio che a casa loro, perché oltre al fatto di non trovare lavoro troveranno anche il razzismo. Quindi sarebbe il caso di andare a creare lì delle condizioni. Stessa cosa in periferia: se noi abbiamo delle periferie che sviluppano il senso di appartenenza e che creano le condizioni per cui non ci sia necessità di doversi muovere, non sarebbe male. Ma non è solo un discorso di disegno urbano, di disegno di case, ma un disegno urbano, appunto. Quindi ho pensato a come lungo il crinale principale si potrebbe sviluppare un asse lungo il quale si aprono cinque piazze e piazzette che creano un ritmo che consente di camminare. Tra l'altro stiamo parlando di una dimensione che è quella ideale, già definita da Gustavo Giovannoni negli anni 10-20, e che adesso è il cavallo di battaglia degli urbanisti del cosiddetto movimento New Urbanism, che in America grandissimo seguito, che è quello della cosiddetta 10-minute walk, la città dei 10 minuti a piedi, che è esattamente una distanza che si può coprire tra gli 800 e i 1000 metri, che è esattamente la dimensione corviale. Quindi ci avremo la cosiddetta 10-minute walk lì. A questo sistema di strada principale che dicevo prima, pedonale, si andrebbe ad incrementare la pedonalità realizzando una serie di corti semi-private, diciamo, aperte almeno durante le ore diurne al pubblico passaggio, che sono le stesse tipi di corti che voi trovate al Testaccio, a San Saba, all'Appio, in tutti i quartieri sviluppati negli anni 20, dove a Città Giardino Niene, dove trovate degli spazi all'interno dei palazzi, dove ci sono dei giardini, che sono dei veri giardini, che funzionano molto meglio degli alberi che stanno lungo le strade, e che hanno la possibilità di ritagliare degli spazi per il gioco dei bambini e per il tempo libero degli anziani, piuttosto che doversene stare davanti alla Wii a rimbambirsi o davanti a un computer a rimbambirsi, e gli anziani a stare nella loro solitudine. Creare questi spazi significa creare argomenti di socializzazione. Ovviamente non si può non pensare alla viabilità, quindi si è pensato ad una viabilità di attraversamento, non di sosta, all'interno del Corviale, una viabilità diciamo in circonvallazione di pubblico trasporto e di diciamo viabilità principale. Si è pensato ai parcheggi in arancione, quelli là che potrebbero essere i parcheggi interrati, in marrone quelli che sono i parcheggi a raso, ma si è pensato a tutta una serie di attività, ovviamente in funzione di quello che è l'importanza della gerarchia delle strade che sono state ipotizzate.
Io ricordo all'epoca in cui Rutelli era sindaco, quando gli abitanti di Corviale, gli artigiani che abitavano a Corviale, implorarono al sindaco sotto elezioni di trasformare il piano terra in locali artigianali, e che ovviamente promessa che venne fatta per raccattare voti, ovviamente quei locali non sono mai stati fatti. Quindi pensare nelle zone a margine di questo borgo, che non è a margine perché è molto stretto, in marrone, in nero, tutte queste possibili botteghe artigiane per gli artigiani del posto, e pensare lungo l'asse principale a tutta una serie di attività commerciali, piuttosto che avere un centro commerciale, si potrebbe avere il centro commerciale diffuso lungo le strade, si potrebbe avere vita lungo le strade di Corviale 24 ore al giorno, piuttosto che avere il ghetto attuale. Si è pensato al verde, diversi tipi di verde. Nella parte bassa potete vedere, si potrebbe realizzare un parco, un nuovo parco. Da quanti secoli non si fa un parco a Roma? Il verde oliva che vedete, diciamo, nella parte superiore e a sinistra, è il verde agricolo che si potrebbe avere, quindi anche questo discorso dell'agricoltura a chilometro zero. Poi c'è il verde scuro che vedete a margine, che è un verde di edilizia privata, quindi sono giardini privati che in qualche modo vanno a svolgere quel ruolo di mura della città, che non servono a difendere la città dall'invasione dei nemici, ma servono più a difendere il territorio dall'espansione della città. E quel verde più chiaro all'interno dei lotti sono appunto questi cortili, dove potrebbero essere dislocati questi luoghi per i bambini e per gli anziani. Una città che funziona, una città che è fatta da una res pubblica e una res economica, una serie di edifici pubblici che emergono rispetto al tessuto e che portano una serie di funzioni, quindi un ufficio postale, una loggia per il mercato, da destra verso sinistra, un edificio postale, una loggia per il mercato, una chiesa, una scuola elementare e materna che ha delle attività sportive che nel momento in cui la scuola è chiusa possono essere messe a disposizione dei ragazzi del quartiere. Di fronte, nella stessa piazza, l'edificio del municipio con ovviamente il posto di polizia municipale, nella piazza successiva la biblioteca, in basso, in alto la scuola media e nell'altro lato la scuola superiore, sempre dotati di attività sportive da mettere a disposizione dei ragazzi, e nella piazza finale un cinema, teatro, tutta una serie di funzioni che Corviale non ha e che potrebbe avere. E ovviamente questo invece è quello che dovrebbe essere l'edilizia residenziale mista. La sovrapposizione dei due sistemi di res economica e res pubblica sia la Civitas. Nel momento in cui io faccio una città che è fatta di soli monumenti, non avrò una città, così come se faccio una città che ha solo case, non sarà una città. La città sarà solo quando avrò le due cose messe insieme. Però, dicevo, ho voluto cercare di non limitarmi al disegno, perché alla fine uno può raccontare quello che vuole, però alla fine spesso e volentieri presenti il disegno più bello, ma ci sarà sempre quello che ti dice quanto costa, dove stanno i parcheggi, eccetera. Quindi ho voluto fare una valutazione, visto che avevo fatto quegli studi, volevo con questo progetto dimostrare quello che avevo scritto in questi libri. Quindi ho fatto una valutazione della cubatura proposta, anche perché poi era stata fatta quella legge secondo la quale se si facevano progetti di rigenerazione si poteva fare questa sorta di bonus di cubatura, eccetera, perché ricordiamo che cementificare non significa sempre cementificare, costruire è un discorso, cementificare è un altro. Si possono fare anche cubature superiori a quelle là che si hanno, se si facessero però con determinati crismi. Quindi avremmo 162.000 metri cubi di edifici pubblici, 893.000 metri cubi di edifici residenziali misti, che porta a fare una stima possibile di circa 8.530 abitanti nel quartiere, a fronte degli attuali 6.500, quindi ci sarebbero edifici, alloggi in più rispetto a quelli attuali, che servono all'integrazione sociale, ma che servono anche all'azzeramento dei costi dell'edilizia pubblica. La cosa interessante è che l'attuale Corviale consuma 29 ettari, con quello che io propongo se ne restituiscono quasi 12 alla campagna, quindi c'è una cementificazione che in realtà restituisce terreno, quindi ripeto, come dicevo prima, dipende da come uno le cose le fa. Quando parlo dei cortili semi privati, pedonali, dove i bambini possono giocare, faccio riferimento a questi quartieri. Questi sono tutti edifici popolari romani. A sinistra il lotto numero 8 della Garbatella, a destra il lotto di Piazza Tuscolo di Camillo Palmerini, a sinistra il quartiere San Pancrazio a Via dei Quattro Venti,
A destra l'edificio, uno degli edifici per gli impiegati dello Stato di via Tagliamento. E soprattutto oggi quello che possiamo vedere è che all'interno di quei cortili, dove nei progetti si legge campo di gioco, come scrivevano all'epoca, i bambini continuano a giocare, cioè questi sono due lotti della Garbatella, dove abbiamo gli ultimi bambini fortunati che possono giocare all'aria aperta piuttosto che rimbambirsi davanti ad un computer. E noi dovremmo progettare per loro, noi siamo qua di passaggio, cioè abbiamo in affitto questo incomodato d'uso, il pianeta, ma glielo dobbiamo lasciare alle generazioni che vengono. Quindi questa è quella che potrebbe essere la planimetria finale, questa è una vista che io ho voluto fare di quella che potrebbe essere la piazza del municipio, dal municipio verso la scuola. Questa è una vista opposta, dalla scuola verso il municipio, vedete a destra questi cortili con i campi di gioco per i bambini. Questo sempre nella stessa zona, un altro lotto dove si vede accanto alla scuola un altro cortile con questi campi di gioco per i bambini. Questa è invece una vista infilata della loggia del mercato al centro, con la piazza per il mercato e a seguire la piazza della chiesa, e a destra vedete un altro di questi cortili con il campo di gioco per i bambini. Questo a livello terreno, quello che potrebbe essere la passeggiata lungo l'asse principale con la loggia del mercato, questo al di là della loggia del mercato, nella piazza della chiesa, quella che potrebbe essere la situazione che si troverebbe. Questa è una vista in un lotto di margine, diciamo, dove si vede appunto questo muro che chiude questa corte che è aperta di giorno e che confina con l'ingresso al parco del quartiere, e questa è quella che potrebbe essere la vista procedendo verso il cinema teatro, la piazza triangolare del cinema teatro alla fine del borgo. Adesso parliamo in termini di soldoni, perché ripeto, io posso fare i disegni, possono piacere, possono non piacere, cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. In quella conferenza indegna della quale vi ho raccontato prima, alla quale dovete assistere, c'era gente che stava dicendo agli abitanti di Corviale che la proposta di demolire Corviale era una follia, costava 250 milioni la demolizione. Io sono andato a prendere i costi reali che sono stati spesi e la relazione tecnica legata ai costi reali di demolizione che è stata fatta di una delle vele di Scampia a Napoli. Attualizzando quei costi abbiamo che la demolizione di Corviale oggi costerebbe grosso modo 11 milioni di euro. Poi bisognerebbe considerare quelle che sono le tasse dello smaltimento dei materiali, il quantitativo dei materiali da smaltire, eccetera. Diciamo che abbiamo 14 milioni di euro di costi di demolizione, per onestà, e quindi abbiamo questi costi, considerando che però una parte di questi terreni, di questi materiali possono essere quelli là che non sono inquinanti, possono essere utilizzati per fare alcune regolarizzazioni di altimetriche, diciamo che ne possiamo recuperare grosso modo un 30%, abbiamo 10 milioni di costi di demolizione. Adesso, per onestà, invece di applicare il costo dell'edilizia corrente, io mi spingo ad applicare il costo dell'edilizia di lusso, anche se stiamo parlando di un quartiere dove ci saranno case popolari e non. Quindi costruire tutto quello che vi ho dimostrato fino ad ora costerebbe 434 milioni di euro, tra pubblici e privati. Però se io inizio semplicemente, anche senza rispettare quello che è il mercato attuale, a vendere le attività commerciali, io recupero 204 milioni di euro e 750. Poi ci sono una serie di alloggi in più rispetto a quelli là che servirebbero per riallocare gli abitanti di Corviale, che renderebbero altri 263 milioni di euro, e stiamo parlando sempre di prezzi che sono al di sotto di quello che è il mercato immobiliare, quindi avremo un profitto di 468 milioni di euro e 618. Bisogna ovviamente dedurre i costi, eccetera, quindi avremo un bilancio in positivo di 23 milioni e 806. A questo punto entrano in ballo con una serie di leggi che noi avevamo in uso fino ad una certa data, che sono state mandate nel dimenticatoio, e alcune delle quali in parte erano state recuperate da quelli che parlavano di mutuo sociale, secondo me non sapevano manco di che cosa stessero parlando con esattezza. Noi avevamo delle leggi molto più illuminate, fatte tra gli anni 10 e, ripeto, primi anni 20, prima che Mussolini facesse un colpo di spugna a chi non era d'accordo, che consentivano addirittura allo Stato di pagare gli interessi alle banche, che erano statali all'epoca tra l'altro,
E quindi anche i privati potevano, diciamo, gli abitanti del ceto popolare potevano permettersi di diventare proprietari, per cui loro pagavano un tot mensile che era la restituzione del prestito, quindi calcolato in base a quello che era il salario, diciamo il cosiddetto 20% previsto attualmente. E gli interessi invece alla banca venivano pagati dallo Stato. Piuttosto che sovvenzionare le cosiddette grandi opere che non servono a niente, magari lo Stato potrebbe recuperare questo tipo di leggi che noi avevamo fatto in Italia e che avevano portato al ripianamento dei conti pubblici. A quel punto, visto che è stato detto agli abitanti di Corviale che gli avrebbero svenduto le case, allora proviamo a svendere queste case a 3.000 euro al metro quadrato invece di 6.000 euro al metro quadrato, vendendole con le condizioni che ho raccontato prima, agli abitanti attuali di Corviale, molti dei quali tra l'altro non avrebbero neanche diritto più a stare nelle case popolari, quindi comunque dovrebbero spostarsi in un altro tipo di situazione, alla fine avremmo un bilancio positivo per le casse pubbliche di 511 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti per andare a migliorare altri quartieri abominevoli romani che non ci mancano, che ricordo ancora sono stati tutti disegnati da professori della nostra università. Grazie. Allora, innanzitutto non solo illuminante, ma anche molto avvincente, francamente non mi sono mai annoiato. Lo volevo ringraziare per un'altra ragione. Ci ha ricordato che oggi c'è il Farmer Market in rivolta, che sta qui a Corviale. Noi siamo stati lì durante tutto il periodo, adesso stanno occupando, io fra un po' andrò lì ed effettivamente è vero, quella è un'altra ferita nella Corviale, una delle poche cose buone che c'erano a Corviale. Tra l'altro non vorrei si pensasse che io ami, perché prima forse qualcuno ha avuto l'impressione che io difendessi Le Corbusier, assolutamente non ci penso proprio. Lui era un grande, era un'epoca diversa ovviamente rispetto per il movimento moderno che all'epoca esprimeva il sentimento di quell'epoca, insomma, ma oggi bisogna ragionare in maniera diversa. E poi ho sentito il professore che ha anche fatto riferimento alla legge 167, se non sbaglio, dell'edilizia agevolata, e vi comunico che oggi c'è anche Monte Stallonare in agitazione, che è proprio uno di questi quartieri in piano di zona che è stato non realizzato, dico proprio non realizzato, o meglio, sono stati fatti gli appartamenti, sono stati venduti a prezzo di mercato senza che i cittadini potessero, alcuni cittadini sono qua, non sono di Monte Stallonare, di un altro piano di zona, lo sanno benissimo, gli hanno venduto le case a prezzo di mercato, anche se i costruttori avevano preso gli incentivi, e poi non hanno realizzato le opere a scomputo, per cui mi riallaccio ancora una volta a quello che ha detto il professore, effettivamente poi vediamo che lo Stato con gli oneri concessori ci rimette puntualmente, questo è un dato di fatto. E adesso se qualcuno vuole fare delle domande al professore, ma nei costi che poi ho visto scorrere velocemente, sono previsti i costi per gli alloggi poi temporanei di cui avranno bisogno i residenti in attesa della realizzazione della nuova progettazione eventualmente forse. perché come ho dimostrato dalle slide che fanno vedere le fasi di sviluppo, si costruisce nei vuoti, quando queste case sono piene, sono finite, si può spostare di pochi metri chi vive nell'attuale steccone, quindi non ci sono case temporanee, ci sono case definitive. Questa fu una delle principali battaglie del movimento per il Comitato per il miglioramento economico e morale di Testaccio all'epoca, quando veniva proposto di costruire delle case temporanee perché era una cosa indegna vedere, nel 1911 ci sarebbe stato il cinquantenario da festeggiare, e quindi davano fastidio ai cosiddetti villaggi abissini che stavano sulle sponde del Tevere presso Testaccio. I cittadini che vivevano a Testaccio all'epoca dicono: noi non vogliamo che voi buttiate soldi in alloggi temporanei, vogliamo le case definitive che ci costruiremo noi stessi secondo questi criteri che poi erano portati avanti da persone illuminate come Montemartini, eccetera. Quindi, considerando che noi abbiamo una serie di vuoti attualmente vicino Corviale, se noi iniziamo a costruire con i soldi che in questo momento si vogliono buttare per regolarizzare il folle quarto piano di Corviale, con quei soldi si potrebbe iniziare il processo per costruire delle nuove case dove spostare i residenti di alcuni corpi scala, diciamo, dell'attuale Corviale. Quando quelle case sono piene,
si demolisce quel pezzo e si procede per fasi, quindi non ci sono soldi buttati, perché le case temporanee fanno comodo a personaggi come quelli che hanno promosso le case temporanee di L'Aquila, che abbiamo visto quanto sono temporanee. Secondo lei, dall'inizio, diciamo, di un possibile intervento di rigenerazione all'ultimazione del progetto, più o meno, che tempi possono essere realistici per avere proprio il borgo al posto della stecca? I tempi sono sempre legati alle volontà politiche, sì. Questo è il problema. Tra l'altro noi viviamo in un paese dove si fanno programmi politici a cortissima scadenza, perché ovviamente i cialtroni che fanno politica vogliono dimostrare nel piccolissimo lasso di tempo che stanno al governo quello che fanno, e quelli che subentrano generalmente tendono a cancellare tutto ciò che è stato promosso prima. Prima si facevano i programmi a medio-lungo termine, perché magari c'erano figure più, diciamo, super partes. Il Presidente della Repubblica, per esempio, potrebbe svolgere il ruolo di super partes che un tempo avevano i re. Abbiamo avuto l'ultimo Presidente re, che però non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Quindi è ovvio che, considerando l'esempio per esempio di Plessis Robinson che ho dimostrato prima, volendo i tempi possono essere anche nell'arco di meno di 10 anni, addirittura si potrebbe anche fare in 5 anni. Se noi consideriamo quanto tempo è stato impiegato per realizzare per esempio tutti gli edifici di Giulio Magni di Testaccio, che diedero da vivere a migliaia di abitanti, stiamo parlando di 3 anni di tempo. Si tratta di dover procedere con il sale in zucca, come si suol dire, e di avere veramente la volontà di farlo. Tra l'altro questi sono tipi di interventi che potrebbero servire a dare da lavorare a tanti disoccupati, perché all'epoca chi costruiva le case erano spesso e volentieri contadini che si erano improvvisati muratori, che hanno imparato l'arte accanto alle persone che gliela sapevano insegnare. Quindi io vi ho dimostrato questi costi, però questi costi potrebbero essere ancora più vantaggiosi, perché la Comunità Europea, che io non sostengo sinceramente, perché sicuramente abbiamo avuto un sacco di danni, però diciamo anche in questo caso, se ci fosse il modo di vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto, allora potremmo sapere che ci sono centinaia di milioni di euro che vengono messi a disposizione del nostro paese per la riformazione dell'artigianato in edilizia, che vengono ogni anno restituiti perché nessuno ne fa richiesta. Allora questo potrebbe essere un cantiere scuola, dove persone che non hanno lavoro si trovano un futuro. E allora ritornare a fare il sistema che si utilizzava quando si costruivano quei quartieri, dove c'erano piccole cooperative artigiane coordinate da strutture come l'Unione Edilizia Nazionale, il Comitato di Edilizia Centrale. Tra l'altro non dimentichiamoci che per seguire una moda lanciata da Berlusconi, fortunatamente o sfortunatamente, è stato fatto un errore probabilmente negli interessi dei privati, perché quando è stata cambiata la denominazione dell'Istituto per le Case Popolari in ATER, definendo l'azienda, abbiamo un'azienda che, come tutte le aziende, potrebbe essere un'azienda che ha dei guadagni, non ha solo dei costi di gestione. Allora potrebbe tornare a costruire le case in proprio per conto terzi, come avveniva prima delle leggi fascistissime. E allora, se questo è vero, noi oggi avremmo tutti gli strumenti per poter mettere su questa macchina, che potrebbe servire a risanare una serie di conti dello Stato. Tra l'altro non dimentichiamoci che nello scandalo di Roma Capitale abbiamo scoperto che il signor Carminati aveva costruito dei quartieri lontanissimi da Roma, dove le case popolari sono state affittate per 2.600 euro al metro quadrato. È una cosa veramente indegna, sono soldi buttati che potevano essere utilizzati per rigenerazioni di questo tipo. Considerando l'attuale burocrazia, no, per la costruzione e la rigenerazione urbana, eccetera, sono stati calcolati per delle cosiddette varianti, perché poi a me quello che preoccupa principalmente sono le leggi sugli appalti attuali, perché siccome sarebbe sempre un ente pubblico a gestire la rigenerazione del quartiere, mi chiedo se lei ritiene che le leggi attuali sugli appalti pubblici possono, diciamo, essere, sì, possono consentire una rigenerazione tale, perché per esempio
abbiamo avuto, penso, miriadi di esempi sulla non, non corretta, insomma, non, tutta una logica su dove geometri, architetti e ingegneri utilizzano le varianti per fare prima proposte a bassissimo costo, poi si sa benissimo che non ci possono fare, e ci sono le cosiddette varianti, no? E poi mi chiedo se in quel caso si facesse come per l'Expo, si chiama Cantone e dice va bene, allora mi garantisci la fattibilità del progetto. Ecco, questo è quello che io, parto dal presupposto che la normativa attuale a livello urbanistico e a livello di appalti vada azzerata, perché siamo in un paese vergognoso. Tra l'altro non dimentichiamoci che, per esempio, per non andare tanto lontano e di nuovo tornare al raffronto Italia-Francia, la TAV in Francia costa 5 volte in meno che in Italia, e questa cosa non si capisce quale sia la ragione, oppure la si capisce ma si chiudono tutti con gli occhi, non uno sì e l'altro no. E non è solo un problema di appalto, ma è anche un problema di progettazione, perché noi questo tipo di progetti in Italia li faremmo come quando è stato fatto il progetto, l'appalto concorso per il progetto della stazione Tiburtina, dove solo per partecipare un architetto doveva dimostrare di avere, stiamo parlando della fine del secolo scorso, bisognava dimostrare di avere un volume d'affari di 50 miliardi e un numero di dipendenti da azienda pubblica, non meno di 12 dipendenti negli ultimi 5 anni, che significa che alla fine non c'era la possibilità per nessuno di partecipare. Quando si costruivano i quartieri che ho dimostrato prima, erano architetti assolutamente sconosciuti, giovanissimi, Felice Nori addirittura, un architetto che fece i 5 edifici che circondano Palazzo Madama, cioè persone che venivano dal nulla, che però sapevano fare il loro mestiere. Quindi le leggi di tutela sulla garanzia, sul risultato finale in base alle quali si fanno gli appalti oggi sono una presa in giro. Basta andare, io settimana scorsa sono dovuto andare a Rimini, ho preso un treno alla stazione di Burtina, sinceramente vedermi questa massa di ferraglia arrugginita come soffitto all'interno degli ambienti osceni dove mancano proprio le soluzioni, non esistono, cioè l'aria e l'acqua può passare attraverso le vetrate, cioè la garanzia di che cosa? La garanzia di avere una schifezza, o senza andare tanto lontano le stazioni della metropolitana che sono state aperte lungo la Nomentana con l'idiozia del prato verticale, che poi prima delle elezioni venne mandato l'omino a colorare con la vernice spray verde l'erba che era diventata gialla. Io ho pubblicato un articolo con le fotografie all'epoca. Queste sono le garanzie, quindi siccome le garanzie, l'unica garanzia che abbiamo, che sono una cialtronata, io ripeto, non mi voglio inventare la ruota, quindi io non vengo qua a dirvi io ho inventato una legge, io sto dicendo noi abbiamo un parco normativo che è stato abbandonato, si tratta semplicemente di riprenderlo in mano. E quando parlo di parco normativo non parlo solo di leggi che sono state emanate in Italia fino al 1919, che sono veramente leggi illuminanti sull'aspetto proprio urbanistico e amministrativo, che è quello che ho pubblicato in quel libro, ma abbiamo anche una serie di strumenti, una serie di figure che sono state, perché nel 1923 tra le varie leggi fascistissime ci fu quella che sciolse l'Unione Edilizia Nazionale, che era un successore. L'Unione Edilizia Nazionale era nata nel 1908 per la ricostruzione di Messina, si chiamava Unione Edilizia Messinese, che poi ebbe tanto successo nella ricostruzione di Messina che divenne l'Unione Edilizia Nazionale, venne impiegata in Abruzzo per la ricostruzione del terremoto del 15 e poi venne impiegata per la costruzione delle case popolari di Roma. Insieme a quello c'era il Comitato Edilizio Centrale, cioè c'erano delle figure a cavallo tra pubblico e privato che avevano delle garanzie, perché c'era anche un sistema di controllo che in questo modo, in questo momento è difficile da potersi garantire. Quindi è ovvio che stiamo parlando della necessità di fare un reset totale dal livello urbanistico a livello amministrativo, perché viviamo in un paese che, visto che vuole cambiare la Costituzione, potrebbe almeno essere onesto con tutti e cambiare il primo articolo: l'Italia è un paese fondato sull'arroganza e sulla cialtroneria. Quindi diciamo che per attuare la rigenerazione bisogna cambiare, si necessita un cambiamento delle sì, norme attuali. Sì, sicuramente di mentalità e poi magari anche di normativo, certo. Mi fa pensare anche a un problema che spesso si manifesta in Italia, che è quello, diciamo che senza voler offendere nessuno, ovviamente è importante l'esperienza per chi ce l'ha e per poterla mettere anche in disposizione degli altri, ma l'Italia è un po' un paese
malato di gerontocrazia, cosa dovremmo fare affinché magari vengano alla ribalta degli architetti un po' più giovani, con idee un po' più nuove, che non siano soltanto buchi per le macchine o casermoni piuttosto che grandi opere, insomma, che poi alla fine diventano un vortice che inghiotte denaro, eccetera. Da dove potremmo partire affinché anche poter, ecco, cambiare la mentalità nostra e cambiare i nostri costumi? Ma l'importante non sono i vecchi. Il sistema, secondo me, potrebbe essere cambiato anche in maniera pacifica. Basterebbe che i giovani laureati si rifiutassero di andare a fare gli schiavi sottopagati per i grandi nomi, per poter sperare un giorno di diventare loro qualcuno, perché non saranno mai nessuno e saranno sempre di più sfruttati. Quindi basterebbe semplicemente questo: meglio stare senza lavorare 2 anni o meglio andare a fare delle esperienze fuori dall'Italia. Io ripeto, sono dovuto andare a insegnare per gli americani, piuttosto che accettare. Io non ho mai accettato di lavorare in nessuno studio professionale italiano, perché gli studi professionali, io voglio vedere se ci sono degli illustri personaggi, se sono in grado di mettere le mani su un computer o di tenere in mano una matita. Sparirebbero dalla circolazione. Invece sono state fatte delle leggi che servono a favorire le società di ingegneria, che stanno distruggendo completamente questo paese. Noi dovremmo iniziare a capire, e questa cosa dovrebbe partire probabilmente non dai professionisti, perché poi alla fine c'è anche questa sorta di connivenza, di atteggiamento omertoso, per cui alla fine, siccome si spera alla fine in un paese che insegna la furbizia piuttosto che la cultura, si spera che prima o poi si diventerà parte di quel sistema, probabilmente a 60 anni. Questa cosa non può andare bene, quindi penso che in primis siano i giovani a dover ribellarsi a questa cosa. Noi come categoria professionale stiamo vivendo una serie di soprusi assurdi, dall'obbligo dell'assicurazione professionale, anche per persone che non fanno attività che mette a repentaglio la sicurezza degli altri, bisogna pagare un'assicurazione. Fu il regalo che si autofece Berlusconi prima della caduta del suo governo, l'ultima norma che fece. È stata fatta la norma Fornero vergognosa con la riforma dell'Inarcassa, che sta devastando il futuro della nostra categoria. E quando parlo di mia categoria parlo anche degli ingegneri, perché facciamo parte della stessa cassa. E da ultimo è stata fatta questa cosa idiota, assurda, che io posso capire per uno che ha la laurea triennale, dove non c'ha diciamo un bagaglio culturale alle spalle come quello di chi ha fatto la laurea quinquennale, e quindi c'è l'esigenza di doversi aggiornare. Fermo restando che bisogna capire che cos'è questo aggiornamento permanente che noi dovremmo fare, cioè dover andare a fare corsi sul nulla più assoluto, a pagamento molti di questi, per andare a imparare assolutamente il nulla, serve semplicemente a 2 cose: uno, tenere le persone lontane dal lavoro; l'altro, giustificare il motivo per non pagare la pensione. Perché se un professionista non matura determinate ore di crediti d'aggiornamento annuali, dovremmo fare 60 crediti in 3 anni, e stiamo parlando di corsi che danno 4 crediti, 6 crediti, cioè bisogna farne tanti. Se uno non matura quelle ore, teoricamente non ha il diritto di essere iscritto all'albo. Se non è iscritto all'albo, non ha diritto di pagare l'Inarcassa. Non pagando l'Inarcassa non matura anni di anzianità, quindi praticamente è un sistema che è stato strutturato per fare in modo che la gente non vada in pensione. Non è possibile che in questo paese ci si lamenti a bocca chiusa piuttosto che iniziare a prendere in mano la situazione. Ci lasciamo passare sopra tutto, e questa cosa deve necessariamente partire dai giovani, perché i giovani sono quelli là più penalizzati. E quando parlo dei giovani parlo anche della mia generazione. Io a luglio faccio 50 anni, non abbiamo un futuro, perché è stato fatto un futuro per i settantenni e noi non esistiamo. Vabbè. Gli studi universitari di fatto si trovano in balia di un certo tipo di logica che, come lei ci ha spiegato, non li porta, diciamo così, ad affrontare l'architettura, l'urbanistica secondo criteri, diciamo così, probabilmente più evoluti, ma ci ritroviamo che sono in mano a idee, non voglio dire lobby, ma comunque sia, diciamo così, un certo modo di pensare che non favorisce tanto l'urbanistica buona, ma piuttosto la tradizionale urbanistica fatta di palazzoni,
mancanza di spazi cittadini, pubblici, verdi, piazze e così via. Come facciamo a salvarli? Ottima domanda. Io mi pregio di poter dire di essere passato indenne relativamente, perché ne ho pagato le conseguenze con voti punitivi quando ero studente, non sto scherzando, voti punitivi perché proponevo cose che non si devono vedere nella facoltà di architettura, quindi stiamo parlando veramente di un atteggiamento, un ostracismo indegno che non può essere parte di un sistema statale di insegnamento che dovrebbe essere il più neutrale possibile. Per questo motivo quando nel 2004 ho scritto un libro, 2007, un libro che si chiama Architetture urbanistiche, le istruzioni per l'uso, mi scrisse l'introduzione Leon Krier, nella prefazione che io avevo scritto a quel libro, come prefazione avevo scritto una sorta di lettera di raccomandazione ad un giovane o una giovane che volesse iscriversi alla facoltà di architettura, e questa lettera era una sorta di raccomandazione nella quale dicevo: prima di varcare la soglia della facoltà di architettura, studiatevi la sociologia urbana come profilassi antilobotomia, perché quello è quello di cui soffrirete. Se proprio è troppo difficile studiare la sociologia urbana, che studia gli effetti collaterali della nostra professione, allora basterebbe semplicemente leggere un libretto piccolo così di Tom Wolfe, che si chiama, in italiano è stato tradotto come Maledetti architetti, che racconta dal punto di vista di un giornalista, non di un architetto, di un urbanista, quella che è l'immagine della cosiddetta architettura funzionalista che non funziona. Questo perché penso che un ragazzo che a 18 anni, quando io ho iniziato a studiare architettura, ricordo che era il primo esame di progettazione architettonica, io ripeto, avevo deciso di fare architettura perché mi piaceva l'architettura e non l'edilizia, mi innamorai di questa, ero venuto a Roma da Barletta, mi ero innamorato di questa architettura romana, che poi in realtà ho scoperto essere architettura non vecchia, non antica, perché era architettura degli anni 10-20, e mi ricordo che il professore mi vietò, tra l'altro l'assistente che mi seguiva era uno dei due personaggi nell'ombra che ha gestito tutta la politica urbanistico-amministrativa dalla giunta Rutelli in poi, e mi vietò di fare questa cosa e mi obbligò a imitare nel centro di Roma la Ville Savoie e Le Corbusier. Io ho provato a chiedergli il senso di quello che dovessi fare, lui ovviamente non me l'ha mai detto, però c'è sempre questo atteggiamento, come dicevo prima, del Marchese del Grillo, dove c'è il professore da una parte che dice: io so tutto e tu non sai nulla. Quindi penso che la cosa migliore sarebbe che si facesse una sorta di controinformazione, facendo sapere al mondo intero, agli italiani, ai ragazzi che vogliono studiare architettura, che ci sono delle discipline che studiano gli effetti collaterali della nostra professione. Cioè la sociologia urbana è probabilmente l'argomento principale, ma ci sono addirittura oramai migliaia di studi di neurofisiologia, per esempio ci sono gli studi di Richard Jackson, che dimostrano come l'ambiente all'interno del quale si vive può avere un'influenza nefasta sugli esseri umani. Ci sono una serie di patologie direttamente connesse con l'urbanistica nella quale viviamo e con gli edifici nei quali viviamo. Non si può più fare a meno di queste nozioni, di queste informazioni. Promuovere la cosiddetta architettura, bioarchitettura sostenibile in una città insostenibile non è sostenibile, scusatemi il gioco di parole. Io non posso fare ancora città dove devo dipendere dall'automobile, non posso fare città dove c'è i negozi da una parte e le case dall'altra. Queste sono cose che devono essere raccontate e non devono necessariamente essere raccontate dagli architetti, devono essere raccontate dagli esperti delle varie discipline che studiano queste cose. Ripeto, io faccio parte dell'International Making Cities Livable da quando mi è stato dato il premio, ed è adesso avremo un convegno a Bristol a giugno-luglio dove prendono parte personaggi di tutte le varie discipline che hanno a che fare con l'urbanistica, e mi rammarica dover dire ogni volta che vado a questi convegni che vengono politici da tutto il mondo tranne che dall'Italia. Ad ogni convegno di questo trovo sindaci, ministri, personaggi che vengono lì per sentire per una settimana parlare di problematiche connesse con lo sviluppo urbano, e gli unici politici che sono perennemente assenti sono gli italiani. Questa è un'assurdità. Un'assurdità.
proprio il problema di una città insostenibile. Forse è proprio il caso di Corviale, perché si sta costruendo un centro sportivo polivalente con quel tipo di materiali, cioè con materiali d'origine naturale, ovviamente, a parte che sono finiti i soldi, è rimasto a metà pure quello, ma comunque al di là di questo effettivamente ben venga, però è una goccia in un oceano di cemento, ovviamente non ne potrà risollevare le sorti. Certo, qualcuno ne beneficerà, ma insomma mi sembra un po' residuale come il numero di persone che ne potranno godere. Buongiorno, io sono rimasta affascinata naturalmente dalla presentazione, ma a parte quello che credo che sia una cosa comune per tutti, volevo chiedere, ma forse lei ne ha già parlato, qual è l'iter per una proposta del genere per essere accettata? Allora, secondo me dovrebbe essere la gente che lo propone accanto a lei, perché se l'opinione pubblica è favorevole, le cose si devono fare. E oltretutto io mi rilacciavo qua al problema sollevato dal signore della necessità di cambiare la mentalità, che poi si ricollega anche al nostro incontro a Bristol. La mentalità non si cambia se non si vuole cambiare, e la mentalità si cambia soltanto se si comincia a pensare che nessuna materia è singola e divisa dalle altre, sono tutte concorrenti per avere un risultato positivo. Grazie. Grazie, assolutamente d'accordo. Infatti prima ho raccontato dell'esperienza del testaccio del 1905, perché come ho detto prima è un'esperienza che purtroppo non viene studiata nelle facoltà di architettura, un'esperienza dalla quale io ho scritto tanto e ho anche fatto dei convegni all'estero. Tra l'altro in settimana devo andare a fare un convegno a Curitiba in Brasile, dove mi è stato chiesto di andare lì a spiegare come si possono costruire i quartieri a dimensione umana, come si possono gestire, eccetera. E parte proprio dall'esperienza sociologica urbanistica di Testaccio, dove praticamente è stato il popolo a decidere quello che si doveva fare. È stato questo comitato per il miglioramento economico e morale di Testaccio che ha fatto un elenco delle problematiche, perché ovviamente ci aveva il polso della situazione e sapeva quelle che erano le problematiche, ha combattuto una serie di battaglie che potevano anche essere poco, diciamo, condivisibili, per esempio il fatto che gli si venivano ad offrire delle case temporanee piuttosto che le baracche. Questi hanno avuto il coraggio di dire no, non vogliamo le baracche temporanee, vogliamo le case definitive. Il fatto che ci fosse un'impresa che si chiamava Mannaiolo, che aveva messo a disposizione 4 milioni di lire per costruire gli edifici, e loro abbiano avuto il coraggio di dire no, non vogliamo costruire con i privati, ma vogliamo costruire in maniera pubblica, creando queste nostre cooperative artigiane, per far sì che oltre ad avere la casa abbiamo un futuro, perché abbiamo una professione. È stata un'altra sfida, è stata una sfida enorme che ha avuto un successo. Il fatto di dire l'affronto di costruire il primo forno pubblico a Testaccio, che poi dopo è stata un'esperienza ripetuta, che appunto praticamente da calmiere, proprio come all'epoca delle frumentaciones dell'antica Roma, dove se lo speculatore alzava troppo il prezzo lo Stato offriva il grano e il pane ai cittadini, nello stesso modo loro hanno avuto il coraggio di farlo. Quindi all'epoca non è che stessero meglio di noi, probabilmente stavano peggio di noi, però probabilmente c'era più un senso di Stato, c'era più un senso di comunità, c'era più un senso di appartenenza alla comunità, o una necessità di appartenenza alla comunità. Ed è una cosa che non è distante da quello là che ha raccontato per esempio il sociologo Zygmunt Bauman nei suoi vari libri sulla voglia di comunità, tutti questi libri spettacolari che lui ha scritto, che purtroppo non vengono raccontati perché la gente non legge, astendo a vedere le immagini. Sopra i libri, figuriamoci se si mette a leggere libri di sociologia, però almeno quelli che li leggono potrebbero divulgare il verbo. È ovvio che bisogna fare il cambio di mentalità, è ovvio che bisogna fare il cambio di cultura,
però se non si inizia non si arriva. E allora penso che il modo migliore per iniziare, visto che siamo con i giovani a quasi il 44% di disoccupazione, è che se noi iniziassimo a far sapere a questi giovani che ci sono queste possibilità, che il nostro Stato ha già vissuto momenti drammatici come questo, se non peggiori di questo, perché quello che era Roma dopo l'Unità d'Italia è una cosa allucinante rispetto a quello che è la Roma attuale. Nel 1883 ci fu il fallimento del Comune di Roma perché era stata fatta troppo una politica speculativa di tipo privatistico piuttosto che avere il coinvolgimento dello Stato. Allora, se noi le lezioni ce le abbiamo, non ci dobbiamo inventare la ruota. Gli architetti sono specialisti nell'inventare soluzioni per problemi che ancora non esistono. Così poi dopo possono costruire le loro idiozie e dire abbiamo risolto il problema, cioè penso ad esempio alla domotica o cose di questo genere, chi gliene frega di dover far aspirare la polvere al battiscopa da soli senza passare la scopa elettrica per esempio, cioè ci sono delle cose assurde, esponiamo le persone a radiazioni di ogni tipo perché tutto deve essere controllabile dal telefonino, le cose senza sapere che quel controllo della casa fatto a distanza in realtà bombarda le persone con radiazioni elettromagnetiche, però queste cose non ce le raccontano. Quindi bisogna iniziare a cambiare cultura, va bene, sicuramente la tecnologia ci aiuta in tantissimi aspetti, però est modus in rebus, e quindi credo che sia questo l'essenza. La cosa è semplice, l'attuale cubatura risulta posata sul territorio in una maniera assolutamente scriteriata. È possibile avere un aumento di cubatura purché comunque si rientri nei canoni che hanno gestito lo sviluppo urbanistico delle città. Avere una cubatura che prende in considerazione non solo l'edificio in sé, ma quello che gli sta intorno, creando un giusto rapporto tra la larghezza degli spazi e l'altezza degli edifici, che si presenta una cubatura che si presenta accompagnata con la realizzazione di una serie di luoghi per la socializzazione, di piazze, di luoghi che invitino a passeggiare, fa sì che una cubatura che può anche essere superiore a quella dell'attuale corviale, opportunamente distribuita sul territorio, possa essere un successo. La cubatura, la densità abitativa del centro della città di Roma penso che sia una cosa chiara a tutti. È una cubatura immensa, la cubatura del centro storico di Napoli, la cubatura del centro storico di Perugia, dove ci sono edifici di grande mole anche rispetto all'architettura di Roma, dimostra che luoghi dove una densità e una cubatura superiore non generano situazioni di disagio, significa che non c'è una necessità di demonizzare la cubatura, perché ovviamente bisogna costruire, il problema è costruire in maniera assennata, e possiamo vedere semplicemente nei quartieri popolari dei primi del Novecento che ci sono anche grandi cubature che sono state realizzate, che però non hanno generato il disastro socio-urbanistico che è stato generato con l'edilizia degli anni 60, 70 e 80. Anche perché qua in questo progetto c'è un concetto di fondo, no? C'è un concetto, diciamo, di andare a riprendere il vecchio concetto, credo, del borgo, del paese. Assolutamente. C'è il concetto di andare a prendere la restrizione del centro storico, che è un modello funzionale. E poi c'è un mixte, no? Certo, se io faccio una proposta facendo sperimentazione, come è stato fatto da Fiorentino sull'attuale corviale, il tempo dirà se questa sperimentazione funziona o meno, e nel 100% delle sperimentazioni che sono state fatte dall'avvento del modernismo a oggi abbiamo la dimostrazione che tutte queste sperimentazioni sono state un fallimento totale. L'uso invece di modelli testati dal tempo che hanno dimostrato aver funzionato penso che sia la soluzione migliore, perché il problema è che i cambiamenti vanno fatti poco alla volta quando si ha la certezza che un qualcosa non funziona. Se si studia l'edilizia tradizionale dall'antico Egitto ad oggi, abbiamo la dimostrazione che gradualmente sono stati fatti dei cambiamenti, e quando i cambiamenti ci sono stati non ci sono stati dei contrasti violenti come quelli che sono stati imposti dalla cosiddetta cultura modernista, che in architettura si è imposta all'indomani del convegno del CIAM del 1933, e in Italia, visto che prima si parlava delle leggi, noi in Italia possiamo vantarci, tra virgolette, di essere il primo paese che è stato così idiota
da prendere alla lettera la carta di Atene pubblicata da Le Corbusier nel 1941 e averla tramutata in legge con la legge 1150 del 42, perché alla fine il contenuto della carta di Atene imposto praticamente da Le Corbusier, perché non ci fu neanche un accordo durante quel convegno, è grosso modo il filo conduttore di tutto ciò che viene teorizzato nell'attuale legge urbanistica fascista del 1942, che è ancora in vigore e che andrebbe cambiata. Grazie. Che è quella fondamentale. Grazie. Tantissimo il professor Mazzola, che va a Curitiba in Brasile, va a Bristol, è venuto anche da noi in questo nostro municipio quasi dimenticato e comunque maltrattato, e ci considera più lui dei nostri amministratori evidentemente. Lo ringrazio anche per aver citato Bauman, che si sente raramente, e lo salutiamo con affetto, ringraziandolo, e speriamo anche che sia domani avere un dibattito più grande. Ah, c'è un altro intervento in extremis? No, però a proposito del dibattito è proprio quello che la gente subisce, questa urbanistica, questa architettura, o meglio questa edilizia sparpagliata, non la capisce, ma non riesce neanche ad immaginare delle alternative, quindi non si può neanche opporre perché non ha l'alternativa, può solo dire no, fare disastri, ma più di quello non va. Quindi progetti come questo, che mi hanno veramente, in questo mi ha veramente stupita, perché io nel concetto di riqualificazione immaginavo comunque che in qualche modo questa stecca, magari segmentata, frammentata, rivista, però sarebbe, invece è proprio un altro concetto insediativo che sta, poi è perfetto per il poggio su cui sale, per le due facce, che è quella con le, deve essere pubblicizzato, cioè le persone, soprattutto di Corviale, che sono tante, lo devono conoscere, perché quando l'amministratore di turno andrà lì a dire spenderemo 30 milioni di euro per fare il tetto giardino che nessuno manuterrà perché non ci saranno neanche i soldi, però facciamo sta manovra, le persone devono dire no, certo. Esistono progetti migliori, spiegateci perché quei progetti non li considerate. La ringrazio moltissimo per questa cosa, perché lei sta girando il coltello nella piaga, e per evitare denunce io non posso fare nomi e cognomi, che mi piacerebbe tanto fare, però io le dico che questo progetto è ben noto ad alcuni personaggi che traggono beneficio dall'attuale Corviale. Personaggi che hanno organizzato mostre e esposizioni di ogni tipo sulle proposte per Corviale. Io ho delle mail che possono dimostrare ciò che sto dicendo, mostre che hanno costantemente escluso la mia proposta, perché la mia proposta è una proposta che rompe il giocattolo che dà da campare evidentemente. Quindi io, quando Gianluca mi ha proposto di venire a fare una proposta, una presentazione a Corviale, che originariamente doveva venire nella biblioteca di Corviale, non mi è parso vero. Quindi quando ho fatto questo progetto, che è un progetto fatto gratuitamente per dimostrare che c'è questa alternativa, l'ho fatto perché veramente credevo in questa cosa. E l'assurdo è che questo progetto, dopo che è stato fatto, è stato presentato, grazie all'interessamento di un mio amico palermitano, è stato presentato a Palermo, e un gruppo di cittadini di Palermo si sono autotassati per darmi un rimborso spese simbolico, molto, ma molto simbolico, che però a me non interessava, perché mi interessava il messaggio sociale, mi ha chiesto di fare un progetto analogo per sostituire lo Zen di Palermo. E io ho fatto questo progetto, anche quello premiato, presentato all'estero, eccetera, eccetera, perché queste persone hanno visto che c'era questa possibilità. La presentazione che io ho fatto di questo progetto, la prima presentazione che io ho fatto di questo progetto, è stato nell'auditorium della chiesa dello Zen di Palermo, dove mi avevano anche sconsigliato di andare perché pensavano che io praticamente sarei stato ammazzato, non si sa che cosa mi sarebbe successo. Invece, come è stato dimostrato dal programma Le Iene nel 2007, non so quanti di voi hanno avuto la fortuna o sfortuna di vedere l'intervista che Enrico Lucci ha fatto a Vittorio Gregotti, l'architetto dello Zen di Palermo, dove in parallelo faceva l'intervista ai cittadini dello Zen e l'intervista a Vittorio Gregotti, e ovviamente con la sua ironia, Lucci, nel centro storico, Lucci chiedeva a Gregotti, che si pavoneggiava, dice: lei abita in questo luogo meraviglioso, ma veramente ha questo studio in questo posto meraviglioso, e lui era tutto contento. Poi gli ha detto: ma mi scusi, ma da dove è uscito il progetto dello Zen? E a quel punto Gregotti si è imbufalito: come si permette, lo Zen è perfetto, lo Zen è meraviglioso, non si può fare meglio. Allora lui gli ha chiesto: scusi, se
premessa, le devo fare una premessa che è dopo. Quando è stato progettato lo Zen di Palermo, nei vari modi di fare il lavaggio del cervello alla gente, quando si demonizzavano i centri storici parlando di case vecchie, venne raccontato che lo Zen di Palermo era la trasposizione in urbanistica e architettura dell'idea della nuova Gerusalemme, il luogo senza distinzione di classi sociali. Questo non sto scherzando, sono libri che raccontano queste definizioni, ok? Quando Lucci fece questa domanda, perché non va a vivere allo Zen, la risposta di Vittorio Gregotti disse fu: che c'entra, non ci sono le condizioni, io faccio l'architetto, non faccio il proletario. Questo è il mondo che ci ha creato queste realtà. Allora io ho implorato a un certo punto essere ospitato anch'io quando sono state fatte queste mostre sulle idiozie che sono state proposte per il Corviale, dal rugby per le Olimpiadi al chilometro di giardino su un edificio che già c'ha problemi di umidità, pensiamo al giardino all'ultimo piano e soprattutto pensiamo all'imbecillità delle persone che propongono queste cose, perché un giardino, un orto ha valore nel momento in cui l'erba e le piante crescono a terra e danno un apporto alla falda freatica. Al decimo piano di un edificio non portano nessun beneficio a nessuno, come quando fanno le pareti col prato verticale che deve essere irrorato con sistemi chimici che non serve a niente. E il problema è che la gente abbocca, perché questi criminali, perché sono criminali professionisti che progettano e raccontano queste cose, hanno dall'alto dell'arroganza che è stata istituita quando è stato deciso che se io ho il titolo di studio io so e tu non sai nulla, quindi la gente in maniera assolutamente in buona fede accetta per vero, come oro colato, quello che il professionista gli va a raccontare. Quindi se io racconto come è stato fatto da Boeri che si possono fare i boschi verticali a Milano senza pensare che però gli alberi hanno bisogno di radici, quindi io sto aspettando al parco la caduta del primo albero dal 30° piano sopra qualche macchina, spero, e non sopra le persone, la gente, capito, gli dà anche i premi, perché questi sono progetti ambientali. Prima si parlava dei materiali bio per queste strutture. A me sinceramente riconoscere un edificio bio perché è costruito con le travi di legno che sono prodotte a Bolzano, a Roma, mi fa ridere, perché ci sono 2000 km di distanza di trasporto e di inquinamento che non vengono tenuti in considerazione. Per me un edificio bio è un edificio costruito a chilometro zero. Tutti i materiali che vengono oltre i 200 km, e già è tanto, per me già vanno esclusi. Non è possibile far credere alla gente che esista un'edilizia biologica perché è costruita con materiali naturali prodotti a 2000-3000 km di distanza, perché ci sono dei costi di trasporto e di inquinamento che non vengono mai tenuti in considerazione. Anche di controllo. Anche di controllo, ovviamente. Perché materiali preso a 2000 km, assolutamente. Quindi io, quando mi venne proposto di fare questa conferenza, fui ben contento e addirittura dissi, visto che si fa nella biblioteca, se volete io vi faccio anche l'esposizione dei disegni che rimangono là per chi non può beneficiare della conferenza, appendiamo i disegni e la gente andrà a vedere i disegni e potrà esprimersi. Perché fino a che la gente non vede, non può sapere, e quindi non c'è l'alternativa. Ma nel momento in cui, e questo ritorno alle leggi di un tempo, l'ufficio municipale del lavoro, che era quello che gestiva l'edilizia a Roma negli anni precedenti il fascismo, aveva delle norme illuminate che dovremmo recuperare immediatamente, e addirittura tra le varie norme parlava, così come anche il piano regolatore per il centro storico di Bari, parlava dell'importanza dell'aspetto estetico e faceva notare come nel momento in cui io do la possibilità alla gente di scegliere tra una casa brutta e una casa bella, e non c'è bisogno dell'architetto che ti spieghi se è bello o brutto, adesso che si paghino degli stipendi a degli strani personaggi al Maxi che devono spiegare perché sarebbe bello il Maxi e perché sarebbe bella quell'arte ignobile che viene esposta al Maxi, per me è una vergogna di Stato, perché quei soldi dovrebbero essere messi a disposizione del restauro degli edifici storici che ci vengono a visitare, non per tenere in piedi questi capricci inutili che fanno solo gli interessi degli imbecilli radical chic che abbondano in Italia. Allora, quindi se non si dà la possibilità di conoscere l'alternativa, è ovvio che non si potrà scegliere. Basta semplicemente partire con il primo progetto pilota e poi le cose cambiano da sole, perché le persone non sono stupide, hanno bisogno però di conoscere.
Per quello io volevo rilanciare quello che è successo. Che poi avvicin- quello che è successo stamattina sarebbe bello ripensarlo, magari dandoci un po' di tempo per poterlo organizzare al meglio, proprio a cordiale, magari non in due ore, ma magari prendendoci mezza giornata o una giornata con i vari interventi. Guardi, le dico, un percorso. Allora io le dico di più. Scusa. Perché cordiale comunque è una realtà sociale molto viva, quindi ci sono delle realtà quasi tutte giovani che possono partecipare a questo possibile evento, proprio con lo slogan meglio si può. E invitare dei parlamentari pure. Va bene, ho detto. No, non sono assolutamente d'accordo, ma così come avevo fatto all'epoca, perché a me interessa la società, interessa la gente, non mi interessa la collocazione politico-religiosa, razziale e cose di questo tipo. Chiunque sia disponibile ad accogliere determinate proposte, determinati processi, per me vale la persona, non vale quello che gli sta dietro. Io anni fa venni avvicinato perché io sono stato accusato di essere membro di Casa Pound o di non so quali attività, movimenti di destra, semplicemente perché di questo progetto si era innamorato l'onorevole Contento, che mi sono trovato in prima fila ad assistere ad una mia conferenza a Ferrara e poi una mia conferenza a Latina. Poi mi volle conoscere, mi disse perché non lo presentiamo, eccetera. Io dissi: guarda, io basta che non c'è nessuna connotazione politica, io sono disponibile, perché ovviamente purtroppo questo tipo di manifestazioni sono sempre assoggettate al politico di turno che deve promuovere una cosa. A me, se lei mi dà la garanzia che non ci sarà la possibilità che questa cosa venga macchiata indegnamente di un colore politico eventualmente che io rifuggo, io sono ben disponibile a questa cosa. Iniziamo a organizzare un convegno, e anche di questo io ho documenti a disposizione per dimostrare ciò che accadde, anche perché, ripeto, era circolata la pubblicità, quindi non è che sto inventando nulla. Questo convegno sarebbe purtroppo dovuto avvenire all'interno dell'Ara Pacis, perché c'era stato imposto che avvenisse nell'auditorium dell'Ara Pacis, però dico, vabbè, non fa niente. L'idea originaria era farla a Cordiale, però diciamo si decise di fare questa cosa. La Regione Lazio spese 30.000 euro in pubblicazioni di una bellissima, tra l'altro, brochure di 16 pagine a colori, manifesti giganteschi per pubblicizzare l'evento. Bontempo aveva registrato delle pubblicità video per non so quale televisione e radio. Tra l'altro c'è un mio collega che faceva parte di quell'avventura, Fabrizio Giulietti, urbanista e sociologo, e 5 giorni prima erano stati invitati, e io potrei, se si facesse questa cosa cordiale, impegnarmi a riportare a Roma le stesse persone, incluso il sindaco di Plessis Robinson, di cui vi ho mostrato, che ci verrebbe a raccontare non solo Plessis Robinson, ma visto che lui è stato il promotore di quella legge sui 60 miliardi, come è stata strutturata quella legge, perché la gente deve sapere che ci sono queste... Esattamente. 5 giorni prima di quel convegno, la presidentessa della Regione Lazio cancellò l'evento, dando spiegazioni abbastanza vaghe, che noi abbiamo perfettamente inteso, e quindi questa cosa non si è più fatta. Però io, il mio obiettivo quando ho fatto questo progetto era portare a conoscenza dell'alternativa. Poi questo non è il progetto, questo è un progetto che io ho fatto secondo quelli che sono i miei sentimenti, secondo quelli che sono i miei studi, ma è un progetto che necessariamente, così come quando è stata fatta la Garbatella, così come quando è stato fatto Città Giardino Aniene, prevede la necessità di avere qualcuno che coordini un gruppo di progettisti. In questo caso mi piacerebbe che centinaia di giovani architetti, se non centinaia, almeno decine e decine di giovani architetti venissero coinvolti, gli venisse data la possibilità di progettare nei canoni, secondo i canoni del master plan, il progetto che si potrebbe sviluppare là. Potrebbe essere un modo per dimostrare che c'è un'alternativa alla cialtronaggine che gestisce in questo momento lo sviluppo delle città. Potrebbe anche essere un'idea quello
prima di realizzare l'evento, poter fornire il suo master plan. Di questo potrei anche, con l'aiuto di qualcuno, cercare di organizzare e di andare a pescare questi giovani architetti. Io credo che ne conosco un po'. E magari proporre proprio in sede di quell'evento. Di quartiere Matteotti. Palermo, di Giancarlo De Carlo a Terni. Ah no, pensavo che mi parlasse del quartiere Matteotti di Palermo, che è decisamente meglio di quello là di De Carlo. Perché no? Perché quello di Giancarlo De Carlo non è più. Signore, venga. Il tipo del microfono, perché dobbiamo fare gli interventi in modo che siano chiari anche chi ci sta seguendo attraverso il canale. No, stavo parlando di un'esperienza di partecipazione che a mio avviso ritengo molto importante e volevo sapere che cosa ne pensava. L'ha introduta un attimo così poi, perché io non la conosco per esempio, l'ha introduta un attimo così poi la... È un'esperienza di partecipazione della realizzazione di un quartiere operario, proletario a Terni, condotto da Giancarlo De Carlo, in cui c'erano, partendo dalla richiesta di quella signora, di avere comunque un master plan, avere una guida di cui i cittadini hanno bisogno per poter sviluppare le loro esigenze, per poter chiarirsi meglio anche quelle che sono le loro esigenze. E poi volevo dire un'altra cosa, ma so che sta per partire un concorso di idee su Corviale, cioè questo è una delle regioni per cui siamo qua. Questo forse è un grido di attenzione che dobbiamo. Allora, sul progetto di De Carlo era stato menzionato quartiere Matteotti e ho sognato che fosse conosciuta l'esperienza del quartiere Matteotti di Palermo, che è una meraviglia, tra l'altro un quartiere lungo Via della Libertà, un quartiere stupendo, assolutamente stupendo, che era stato oggetto di intenzioni di demolizione da parte degli speculatori palermitani, e i cittadini di Palermo, non solo del Matteotti, ma i cittadini di Palermo fecero una battaglia negli anni 60-70, grazie alla quale quel quartiere è sopravvissuto ed è un fiore all'occhiello di Palermo. Diversamente il quartiere di Matteotti di De Carlo è un quartiere che sicuramente ha è una cosa da elogiare per quello che è il pensiero di partenza, questo discorso della partecipazione eccetera, che però ha un esito finale molto ma molto discutibile, perché il tipo di architettura, il tipo di ideologia che c'era dietro il modo di progettare di De Carlo purtroppo è quello là di quella generazione, quindi io tendo sempre a evitare di prendere in considerazione persone che hanno predicato bene e razzolato male. I libri più interessanti probabilmente sull'architettura degli anni 60-70 sono quelli di Aldo Rossi. Se uno va a vedere quello che ha realizzato Aldo Rossi viene la pelle d'oca. Quindi purtroppo c'è sempre stato questo predicare bene e razzolare male, probabilmente ci saranno mille ragioni, però il fatto stesso che si pensi alla costruzione del quartiere operaio è già di per sé un errore, non è un errore di De Carlo perché è un errore della normativa che prevedeva la costruzione dei quartieri operai, ma i quartieri operai, quando è stata fatta la legge 203 che ha istituito l'istituto per le case popolari, c'era il divieto assoluto di fare quartieri popolari mono, diciamo, classe sociale, perché bisognava, cioè uno degli articoli, come ricordavo prima, dell'ufficio municipale del lavoro era quello che vietava tassativamente la costruzione di quartieri solo per la classe operaia, perché diceva se l'urbanistica può favorire l'integrazione la società gliene sarà grata. Queste cose noi le abbiamo completamente dimenticate, quindi secondo me è giusto che ci siano dei quartieri dove ci siano ovviamente gli operai, ma non possono essere ghettizzati. È lo stesso errore che si fa oggi con i campi rom: più si parcheggiano lontano dagli occhi, lontano dal cuore, determinate categorie di persone, più si cristallizzano i problemi. Non sono, cioè io faccio l'architetto, però sto qua a parlare da sociologo perché mi interessa di sociologia urbana. Non si può non riconoscere che spontaneamente, antropologicamente, gli esseri umani tendono ad imitare chi gli sta un gradino più sopra. Io non metto a imitare lo stile di vita di chi ha i miliardi e ha lo yacht. Io cerco di apparire il più possibile vicino a quello che mi sta accanto. Non sono d'accordo. Perché?
Non sono d'accordo. Perché non è d'accordo? Non so, perché io vengo da un'esperienza romana, io sono romano, sono nato nel centro storico. Sono nato nel centro storico di Roma e non avevo nessun desiderio di andare ad abitare nei quartieri ricchi della città di Roma, i Parioli, anzi, addirittura noi li schifavamo nella mia Roma, nella Roma dove sono nato. Per cui questo bisogno di questa integrazione. Allora forse non lo capisco. Chi vive nel centro storico di Roma vive in uno dei luoghi più invidiati del pianeta. Quindi difficilmente sognerà di andare a vivere ai Parioli. Era un quartiere operaio. Sì, Roma, quello che crede, però comunque stiamo parlando di una realtà urbanistica e architettonica che ci viene invidiata dal resto del pianeta. Mentre invece, benché ai Parioli vivano all'epoca, vivevano una classe diciamo più agiata, il tipo di realtà urbanistico-architettonica proposta non era sicuramente all'altezza, a parte diciamo che ci sono degli edifici degni di nota. Ai Parioli ci sono dei casermoni orripilanti. Io da studente la mia prima casa era Piazza Maresciallo Pilsudski, quindi dovevo andarmene a piedi da Piazza Euclide verso Via Gramsci e sinceramente Via Civinini, quelle strade là, ci sono dei palazzoni che a me non mi dicono assolutamente nulla, quindi io non sognerei mai di andare a vivere quello, ma io mi riferivo a quello che è il comportamento, e ripeto, sono studi sociologici e antropologici che dimostrano, che già all'epoca dell'esempio di testaccio che ho fatto prima, che quando si vive in maniera diciamo concentrica, dove si prendono delle persone tutte appartenenti allo stesso ceto sociale, tutti con lo stesso tipo di problemi, e le si mette a vivere tutte insieme, si cristallizzano determinati problemi. Nel momento in cui queste persone invece vengono equamente ripartite all'interno di un contesto dove vivono persone che sono impiegati dello Stato, o chi vogliamo, diciamo quello, il cosiddetto ceto medio che sta sparendo in Italia, il comportamento, ecco perché nel 1917 lo slogan dell'Istituto per le Case Popolari divenne la casa sana ed educatrice, perché si resero conto che il comportamento delle persone che fino a qualche mese prima devastava i palazzi, devastava la città, lanciava le pietre al Papa e violentava le persone per strada, cambiò radicalmente, perché alla fine, per non essere considerati il problema, tendevano a migliorare il loro comportamento sociale all'interno del quartiere in cui vivevano. Questo significa che oggi dovremmo imparare da quei modelli per capire che i quartieri operai non possono assolutamente funzionare, perché non sono una feccia dell'umanità che deve vivere all'interno di un ghetto. Sono persone come le altre che hanno una loro realtà sociale, fanno dei mestieri che servono all'intera collettività e che vanno rispettati per quello che sono. Ed ecco perché all'epoca si investiva anche sulla decorazione. Ci sono delle citazioni che oggi avrei potuto fare da Quadrio Pirani, l'architetto di San Sava e Testaccio, degli edifici mattoni, ma citazioni di quello che era, è stata per esempio la descrizione fatta da Malgadi, che era il presidente dell'Istituto per le Case Popolari, quando venne inaugurato il lotto di Piazzale degli Eroi, quello là che sembra un po' medievaleggiante, in cui si parlava dell'importanza dell'aspetto estetico, di quello che, del modo in cui la cura dei particolari, sebbene nei limiti dell'economia, del problema dell'edilizia che si andava costruendo, fosse fondamentale, perché si erano accorti che sviluppava il senso di appartenenza al luogo. Oggi come oggi, se io vado a Garbatella, quando ho scritto i miei libri, sono andato a fare le fotografie, sono andato a prendere misure, eccetera, e ho avuto modo di interagire con le persone dei quartieri popolari romani, nel momento in cui andavo a Garbatella, nel momento in cui andavo a San Sava, con orgoglio mi portavano in casa e mi dicevano: non sono di Roma, sono di Garbatella, sono di San Sava. Proviamo ad andare a Serpentara o a Tarbella Monaca e vediamo se le persone sono orgogliose di dire: vivo in questa schifezza di luoghi che mi sono stati dati. Allora questo significa che noi non possiamo ignorare queste problematiche, e questo è il motivo per cui la necessità di mischiare le classi sociali, la necessità di portare qualità urbanistica ed edilizia all'interno dei quartieri non può più essere, a mio avviso, ignorata.
Ma è stato un progetto simile, se non ricordo, io già l'ho visto una convenzione, non ricordo se era lei. È stato fatto anche per i ponti sul Laurentino, no? Sul no, Laurentino. È stato fatto un progetto simile, ispirato dal mio progetto, per Tor Bella Monaca. Ah, Tor Bella Monaca, cioè è stato... era il suolo tutto, però costruire piano piano. Sì, sì, è stato dopo che io ho presentato questo progetto a pochi noti, inclusi alcuni personaggi che poi mi hanno preso un convegno che avevo pianificato sempre con i miei amici, sempre con Fabrizio, e ci è stato praticamente preso senza che noi venissimo invitati. Pochi mesi dopo è sorto il progetto per Tor Bella Monaca. Qualche, sì, insomma, qualche sì, sì, nel quale è stato coinvolto anche Leon Krieger. Perché in effetti io ricordo, sì, vedendo le date, mi è venuto in mente perché ho visto le date, ho detto questo però è precedente, perché io sono andato a quella conferenza che fu molto interessante perché era presentata allo stesso identico modo, sì, sostanzialmente. Sì, sì. C'è la distruzione graduale di tutti gli edifici e la costruzione invece delle case direttamente. Sì, sì, sì. Ha preso ispirazione da questo anche se non è stato raccontato. Ah, okay. Ma una domanda proprio flash così, ma la farà proprio al volo. Allora, prima abbiamo detto che per una realizzazione fattibile del progetto si necessitava di una legge nuova sugli appalti, a quanto ho capito dalle domande degli intervenuti sembrerebbe necessaria una legge nuova sull'urbanizzazione addirittura a livello nazionale, quindi un ritorno alla creazione eventuale di una di un ente nazionale per la gestione urbanistica, no? Che poi sarebbe ambiente e territorio, potrebbe essere insomma per il ministero. Ora vorrei capire, poiché i tempi a me sembrano veramente molto 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 lunghi rispetto a quelle che sono, diciamo, le priorità attuali del governo e insomma di tutti gli enti pubblici attuali, volevo capire, per velocizzare le procedure, no? No, a parte il voto dei 5 Stelle, però sto pensando, siccome si parlava di leggi, siccome so che i 5 Stelle volendo presentano insomma delle leggi, volevo capire se c'è la possibilità di una sua eventuale collaborazione. A parte che io, come ho detto prima, sono sempre disposto a collaborare con chiunque abbia la correttezza di dire e fare le cose che racconta. Quindi non mi sono mai tirato indietro, e se sto qua è proprio perché non ho intenzione di tirarmi indietro. Le nuove leggi non vanno fatte perché in più volte bisognerebbe riprendere in mano delle leggi che noi già avevamo, per cui il processo sarebbe molto più veloce. Però diciamo, io sono sempre, cerco di essere ottimista, perché se inizio a essere pessimista vado a buttare sotto il treno. In realtà, se noi pensiamo agli esempi francesi che vi ho mostrato prima, cioè noi fino a ora non abbiamo ancora vissuto il problema delle banlieue, i francesi l'hanno vissuto, quindi loro stavano peggio di noi, però hanno fatte le cose. Allora perché non proviamo a sperare che, conoscendo questi precedenti, ed ecco perché dico, se si dovesse rifare a grande scala questa cosa, a me piacerebbe portare a Roma il sindaco di Plessis Robinson, che ci viene a raccontare l'esperienza di Plessis e l'esperienza di queste leggi che hanno consentito la sostituzione edilizia di queste mostruosità degli anni 60, 70 e 80. Perché poi dopo, alla fine, se la gente le vuole queste cose, abbiamo visto come personaggi come Salvini cavalchino l'onda e prendano argomenti che hanno portato avanti possibili oppositori loro. Quindi alla fine, quando una cosa funziona, io sono stato a Rimini a fare una presentazione per un progetto che abbiamo fatto con i miei studenti, progetto che è stato promosso, diciamo, da degli attivisti, da un mio amico architetto che è anche attivista, e alla presentazione l'aula era stracolma di persone, c'erano persone di altri partiti completamente differenti, non era una cosa politica, era una cosa culturale, non aveva nulla a che fare. Alla fine il consenso di pubblico che c'è stato con quella mostra e con quel progetto ha fatto sì che alla fine sembrava quasi che fossero i governanti del momento i promotori dell'iniziativa. C'era l'assessore alla cultura che era entusiasta e promotore del progetto che noi avevamo fatto. Quindi dico, quando c'è la possibilità di mostrarsi in pubblico, di dimostrare la possibilità di alternativa e di dare la possibilità alla gente di far sentire la propria voce, anche il politico più cialtrone sarà costretto a dover fare in modo che le cose che la gente vuole
vengano messe in pratica. Non dimentichiamoci che nel 1907 il sindaco Ernesto Nathan è stato eletto grazie al blocco popolare nato a Testaccio, grazie alle politiche che stava portando avanti Domenico Rano, che era un personaggio che era catalogato tra i terroristi, per usare un termine contemporaneo dell'epoca, semplicemente perché andava contro il clero, la nobiltà e il sistema delle banche del momento. Quindi Ernesto Nathan è stato sindaco dal 1907 al 1913 grazie al voto dei cittadini di Testaccio, che hanno visto rivoluzionato completamente il sistema urbanistico architettonico all'interno del quale era stato parcheggiato a vivere. Regolamenti di igiene, acqua, grande, presto. Continuare a occuparsi insieme a noi di queste tematiche. Avremmo voluto organizzare naturalmente questo evento all'interno di Corviale, ma purtroppo non è stato possibile prima di, non sarebbe stato possibile prima di settembre, perché c'era, la biblioteca era già impegnata con altri eventi. Riguardo a quello che ha detto il signore di far venire anche altri, lo facciamo a settembre allora, ce lo auguriamo, perché no, rimaniamo in contatto, rivenite, abbiamo visto oggi poca gente ma agguerrita, nel senso anche dalle domande abbiamo visto che non sono venuti qui a riposarsi un paio di sfruttando la sedia, ma sono venuti ad ascoltare veramente, questa è sempre la cosa in realtà più importante. E riguardo a questo, oggi noi in realtà avevamo invitato anche il nostro collega portavoce Daniele Frongia, offrendogli anche di fare da moderatore, cioè di stare qui al posto mio, in sostanza purtroppo non è potuto venire, però certamente se il professore ci darà ancora la sua attenzione e il suo tempo preziosissimo, volentieri creeremo altri eventi coinvolgendo più persone possibile naturalmente, e sicuramente se le faremo nella struttura di Corviale sarà più facile che magari numericamente ci troveremo a essere più dei. Poi spero che il professore quando verrà a Corviale gli ricorderà a queste persone quello che gli hanno detto in Olanda, che a me è piaciuto molto: non vogliamo che le case popolari si riconoscano e chi ci abita abbia il marchio, diciamo, dell'infamia sociale tra virgolette. Quindi a questo punto, se non ci sono altri interventi, se Gianluca non vuole dire qualcosa per concludere l'evento, lo concludo io. Vi ringrazio, ringrazio di nuovo il professore, insomma riflettiamo intanto su tutte le informazioni che abbiamo ricevuto oggi e confrontiamole con quelle che già abbiamo e vediamo, effettivamente mi sembra che oggi sia arrivato qualcosa di nuovo da valutare, insomma, con attenzione. Grazie mille a tutti e arrivederci al prossimo video.